Eccomi. Eccomi qua. Con Controordine, sono in live anch'io. Clicca a me, non quello di prima che è più bello questo. Hellos. Hellos. C'è qualcuno che can hear me? Boom. Hello. Cerco di fare la squad con Karim. Se mi riesce. Come cazzo si fa? Dashboards. Boh. Ci sono. Ci sono? Ci sono. Ok. Scusatemi, non vi avevo avvisato perché mi sono sbagliato. Scrivo a Karim. Eccomi qua. Scusate, scusate, scusate. Mi sono sbagliato. Pensavo di dover registrare e basta. E invece devo fare la live Ah, sì, mi e ricordo. registrare. Sarà esplosivo. Esplosivo proprio. Vabbè. Ah, sì, mi ricordo. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Ma neanch'io, Gabriel, neanch'io. Infatti, scusatemi, sono arrivato così all'ultimo momento. Dove Infatti, io sei? spero che vada tutto bene No, ti perché avevo pronunciavo. Ah, impostato tutto per ecco. fare il video. Infatti, c'ho il green screen qua sotto. C'ho il green screen di là di su. Eccolo qua. E però, no, devo fare la live, quindi dovrò registrare. Sarà un po' così. Perdonatemi. Sì, effettivamente posso recuperare un po' di ore di Twitch, però non mi ero organizzato minimamente. Io spero che l'audio vada tutto bene, infatti sto facendo le Sound prove. resumed. L'avete sentito? Sound muted. E questo? Perché io sono pirla, tra le varie robe di Far Cry mi ero perso. Allora, si sentiva tutte e due? Perfetto. Io ho mandato la richiesta a Karim, deve entrare lui nella dashboard e accettarmela, perché non credo che Dove neanche lui lo sei? No, si sapesse. pronuncia E se lo sapeva, è Angkor. stronzo che non me l'ha detto. Che mi sono perso. Comunque, grazie mille, Priceless per gli 8 mesi. A For Me Too per i 4. Erza per i 30. Suspiria per i 14. E Latina per i 22. Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Si sente tutto? Ok, perfetto. Io spero di non parlare troppo sopra Karim. Perché sto usando Voice Meter per avere le due barre audio registrate separatamente. Perché appunto devo fare il video. Ten Rights 33 come gli anni di Cristo. Scusatemi, sperando di non interromperci qui. Beh, vabbè, tra 3 giorni al massimo si ricomincia. Grazie a Deda. Sono uno che Buon conosco il mesiversario a noi, proprietario, ma gattone. certo. Si vuole sempre bene. Ma quanta gente! L'hype train di livello 1 già completato oggi pomeriggio. Grazie. Grazie a Red Sherry. Buon pomeriggio anche a lei. Grazie mille. Tu devi essere Igor. Che No, tra si l'altro io pronuncia alle 4 e Anko. qualcosa devo svignarmela perché poi dopo domani, cioè mi devono attaccare la roba per domani. Ah, Facciamo sì, la mi coop ricordo. con Karim di Far Cry. Pensavo di doverlo solo registrare e invece sarò in live anche io. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Adesso sto aspettando Karim perché tecnicamente lui è il main character della giornata. Crepi Lonely, nel frattempo intanto sono qui, sono partito anch'io. Sarei partito un po' prima, ma da coglione non mi sono proprio sbagliato.
Grazie a Cille, da buongiorno signor Gatto, sono già 7 mesi di divertimento, grazie per la compagnia che ci dona. Come sta? Tutto bene, sì, tutto bene. Semplicemente pensavo di stare qua un po' in disparte, invece sono là e mi dovete vedere. Fortuna che mi sono cambiato la maglietta, dai. Sì, sì, stasera comunque la live c'è. Stasera giocheremo a Eternal Cylinder. Ah, perfetto. Come state? Avete passato una buona mattinata? Siete tutti caldi? Siete zozzi? Aspetta che sto anche caricando l'iPad. Io sto facendo il cambio di residenza ed è un incubo. Ma l'incubo più grande è cambiare o comunque toccare i codici dell'allarme. Allora, probabilmente è un tipo di allarme super fico, super straordinario, però è un cazzo di incubo. Cioè io ho dovuto studiare per fare quelle robe lì. Un incubo. Un incubo. Oh, Ravil si rinnova durante l'evento della GNC. Un piccolo rinnovo per augurargli in bocca al lupo per la casa e ringraziarla della magnifica compagnia che ci regala ogni gioco. Grazie mille a lei. E grazie anche ad Alessio per i 24 mesi. Ciao! Un cazzo di incubo. Mamma, ecco, deve essere studiati i discorsi di stamattina. Grazie a Viggio per i 38 mesi. Mamma mia. Aspettate che mi avvisano di qua. Ok, ok, ok. Perfetto, mi hanno fatto togliere banner, cose. Sì, mi ricordo. Scusate, sono arrivato un attimino. Ole! Grazie a Valevals per i 4 mesi. Buon pomeriggio. La gente, se è buona, me ne sono a 3. Sì, perché quelli che rinnovano stanno rinnovando in tempo, a quanto pare. Però c'è un sacco di gente che non ha rinnovato oppure si è scordata. Va bene, grazie a Leon per i 42 mesi. Dai! Yeah. Che conosco il proprietario. Ma certo. Tolgo. Eccolo lì. A posto, la live va bene, sembra andare tutto liscio, ci siamo. Sì, si autobenedica per l'esame di allarmi, mamma mia. Rinnovate, rinnovate, rinnovate per il mio esame di allarmi. Ciao Lino! Sound resumed. Aspetta che intanto mi smuto. Vorrei ricordare che il mese scorso era settembre e costavano meno le sub. Magari molti sono regali. Sì, sicuramente. Però, scusami, se uno ha ricevuto la sub in regalo, magari è invogliato a rinnovare. E quindi io dico rinnovate, rinnovate, rinnovate. Dov'è l'errore? Non posso avere speranza nel fatto che qualcuno rinnovi o si riabboni? Mi stai dicendo che non sono meritevole di avere nuovi abbonati? Non posso avere nuove persone. Una persona non può rinnovare? Ah, sì, Discorsi, grazie per tenermi compagnia nelle mattinate di smart working. Grazie mille a lei per farmi ridere con discorsi seri. Facciamo la scuola. Allora, io l'ho invitato alla scuola. Adesso sto aspettando che lui me l'accetti. Dai, arriviamo a livello 5 dei train, allora. Fiora, siamo a 25, quindi buone nozze d'argento, viva i gialli, che lì non capisce niente. Sono d'accordo dalle mie 4 ore di gameplay. Grazie, Manu. Ah, devo farla partire io adesso. Per quello che me l'hai detto. Come sai che si fa? Ecco qua, ecco qua. È che non c'ho un avviso, qualcosa, un blim, dovevo mettere il campanello, blim, così uno non si perde. No, per carità. Bastano già le tue parole, Q. Chi streama sperando finisce cacando. Ho fatto la cacca in casa nuova stamattina. È particolare perché il mio water butta fuori una quantità di acqua che è incredibile, che in realtà mi diceva il ragioniere lì, l'idraulico, che è normale perché c'ho il water super fico che butta fuori l'acqua tutto intorno. Il problema è che fa un'onda d'urto che tra poco mi pettina.
Praticamente per risparmiare acqua, cos'è che fa? C'è una canaletta tutto intorno e quindi spruzza l'acqua e fa una roba incredibile. Solo che se stai un po' troppo vicino, ti schizza. Ti si prende a sedere? Beh, tirare l'acqua mentre sono seduto è una rottura, no, non lo farei. Però è lì, è lì, wow, grazie a Mercy, 21 mesi di sub, ma tanti anni di ficcanza. No, grazie mille. Dai, riusciamo ad arrivare a un 3200 oggi? Ma sì, si fa. Più provo. Che sbagliato, ho fatto la cacca nella doccia. No, beh, allora lì, l'acqua arriverebbe da qua. Non ho ancora provato la doccia. Domani, se tutto va bene, farò la mia prima doccia dalla casa nuova. Sì, prima doccia perché non c'è l'acqua calda e io la doccia fredda non sono una di quelle persone. Io sono tipo da doccia bollente anche ad agosto. Doccia grande? Allora, non è gigante, però è molto più grande dell'attuale, che è 65x65. Di là abbiamo 1x80, se non ricordo male. Sì, dovrebbe essere 1x80. O più di 1 metro. Guardate, aspetta, che cerco la bolla. No, 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 la mia signora mi ha scritto 80x90. No, la bolla qui 80%. Non è l'80%, ma 80%. Confermo. Meglio così, no, no, assolutamente. E qui invece è un 65x65, un quadrato molto piccolo. E sono c'è 65. E io infatti, guarda che se io faccio così, io devo stare molto statico quando mi lavo, perché a malapena riesco a pulirmi i capelli. Se ad esempio mi cade qualcosa, devo piegarmi e fare così. Faccio così con la... così, per raccattarlo, perché sennò esco e il culo mi esce dalla doccia. Musk, un mese d'anniversario, grazie mille! E grazie Mr. Gemini, sono 34 come le dita delle mani di quasi 4 persone. Bravissimo gatto e congratulazioni per la casa nuova. Grazie, ma non l'ho costruita io. L'ho solo pagata, anzi neanche. Attualmente non è nemmeno mia perché è della banca. Forse tra 30 anni ne possiamo riparlare. Però grazie mille per la sub. Cyber, salve signor gatto, si passa a rinnovare e si va ad allenarsi per conto della polizia. Ah, per il concorso in polizia. Perché per conto? Perché cazzo ho letto io? Tanti auguri, tantissimi auguri. Gli dica che è mio sub e lo fanno entrare. Prego, buono, che Miscillo, grazie per i 38 mesi. Grazie anche a Galaxy per i 4. È Moro quello lì. Ah, visto? Sì, mi ricordo. È dimagrito. In casa scende il compromesso soprattutto, ma la doccia deve essere comoda. Vabbè, in questa casa siamo scesi a molti altri compromessi per discorsi che ho già fatto. Non vedevo l'ora di andarmene da casa dei miei per vari motivi che non sto qui a descrivervi o ripetervi. Quindi vi dico, sarebbe andato bene anche qualcosa di peggio, ne sono sicuro. Grazie a Lele per i 46 mesi. Che cosa, Gabriel? Mercoledì? Che cosa? Cosa dovevo dire? Ma ha fatto un Leila? Giuramelo, Gabriel? Ma sai che non l'ho mica visto? Dov'è? Eccolo là, un minuto fa. Perdonami. Eccolo qui. Posso fartelo quando arriva Karim? Posso fartelo quando arriva... Nel frattempo ti faccio questo. E lo sputtanamento, olè. E lo sputtanamento, che cos'è? A posto. Quando arriva Karim l'ho messo alto, quindi occhio all'audio. Io vi farò un segno così tipo e poi pam, eh? Beh. Ghost Luke, si può dire sedere in live? Culo! Tavolo buono che conosco. Hanno riscattato un cacca, sì, ma non è di mia competenza. Io mi occupo solo del Leila. Mi piacerebbe cantar. Grazie a Jimbo per la sub.
Madonna, quanti oggi? Grazie, belli. Gazzu, grazie per i 25 mesi. Toro Loco per i 16. Ce l'ho fatta di nuovo a subarmi. La giornata è salva, grazie mille. Grazie a Lord Altair per i 39 mesi. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Cosa dire? Quanti non sono mai abbastanza? A me fa piacere, guarda. Siamo quasi veramente arrivati a 3200. Tu devi essere Igor. Punti. Anche perché gli effettivi sub calano, anche perché io di solito non mi affido neanche a quel numero lì. Di solito... Perdonami, guarda, gatto, scusami. Che paura. Ah, scusami un attimo. Vai, vai. Mi sono dimenticato. Leila. Che cazzo? Tu hai aspettato adesso, bastardo! Sì! Tu hai aspettato adesso! Bastardo! Maledetto, va bene. Ma sai che non sapevo che dovevo fare la live? Infatti mi hai detto la squad, ho detto la squad, ma io, come cretino all'improvviso ti sei vestito? Mi sono perso, no, beh, ero pronto per fare il video, però avevo tirato sul green screen tutto, infatti c'ho anche voice meter, quindi se ti rispondo parlo sopra, scusami perché ho l'audio leggermente in ritardo. Ero tutto pronto per registrare e poi sento ma tu devi fare la live. Come devo fare la live? Non devo solo registrare? No. Ah, cazzo. E allora niente. Beh, meno male che ti eri preparato per registrare almeno. Sì, sì, perché in realtà non ero in mutande. Ah, per Far Cry. Far Cry. Six. Far Cry 6. Bella, bro, apri Far Cry. Parlavamo di stempiaggine. Tu hai ancora bei capelli, vero? Come si dice? Tu c'hai ancora buona attaccatura dei capelli. Vorrei salutare personalmente Cesare Ragazzi che segue le live. Come si dice? Una buona cute? Come si dice? Una cute sana e forte. Beh, sana, guarda che per lo stress continuo a grattarmi tantissimo. No, e no. Tra poco me la strappo. No, tu fai come quello di Dr. House che si grattava fino al teschio. Sì. Dappertutto. Mi viene un sacco di stress. Quando mi stresso mi gratto. Grazie Luca per i 12 mesi. E io sono stressato sempre, quindi sì. Ma non hai risposto alla domanda, i capelli ce li hai ancora quasi tutti? Beh, minchia, sì. Allora, mio nonno è morto che ce li aveva tutti. Ah, ok. Uno. Però è morto prematuramente per causa malattia. Okay. Quindi non sappiamo cosa sarebbe successo eventualmente. Ma prematuramente l'altro è pelato. A che età? 80 anni. Oddio. Mi dice che fino a 80 anni posso minchia, essere. Cioè, se non li ha persi a 80. Paterno. Okay. Materno invece c'ha la piazza. Però c'ha la piazza da quando lo conosco, che sono 30 anni. Cioè, lo conosco, da una vita. Ha la piazza intenti tipo Zinedine Zidane? No, alla Chierica. Però Zinedine non davanti, Zidane. Solo dietro. Ah, ok, ho capito. Homer Simpson. Homer Simpson, sì, okay, esattamente. Okay. Adesso attualmente non saprei dirti perché da un po' che non gli controllo la cute. Giusto. Cioè, fammi vedere un attimo. Però c'è da dire che lui ha fatto tanti anni ciclismo. Quindi è possibile che sia stato tanto tempo sotto il sole? Ma i ciclisti si radono perché l'attrito per dei peli, dei capelli. No, davvero. Le sopracciglia, tutti sono. Non credo. Sono non tutti credo. Terminator. Effettivamente Pantani lo è. Sì, esatto. Il gain? No, ma il game è in game. Sai che io non ho avuto modo per vedere come... Aspetta, qua c'è zero. Forse ti posso invitare. Non è che mio papà ha perso i capelli. Ma non è materna la situazione? Ti invito. Di driver, mi sono dimenticato, sono scemo. Ma te sei uno stronzo, scusami. Sono uno stronzo, sì, assolutamente. Mi sono dimenticato. Ti ho invitato. Eccolo là. No, ma aspetta, certo. Dovevi invitarmi tu perché sei più indietro? Hai ragione, ho messo ok. Stop. Vediamo. Prova. Entro ma a me dice ancora zero. Non ti vedo. Sto entrando nella mia partita, però. Ok. Stop. Hammer time. No, da parte di mia mamma, mio nonno, tre miei zii e quasi tutti i miei cugini sono tutti uguali.
tutti pelati. Ah, sono tutti i cloni. No, sono tutti pelati giovani. E quindi... Ah, qua avevo fatto... Beh, vabbè, ma tu non... Scusa, non mi sembri senza capelli. No. Di che ti preoccupi? No, però sono a metà. Ma... Boh, sì, sei un po' stempiato, ma in realtà ci sta. Capito. Poi, al massimo, ma tu ti li tagli corti corti ai lati? Sì, no, se me li faccio allungare sono a posto. Come ti li fai allungare? No, non me li faccio allungare perché non sto più bene, capito? Ti ho invitato. Shift F2. Ho accettato. Vabbè, allora, anch'io c'ho l'attaccatura... Cioè, allora, non ho la stempia... Sopra la tempia. C'ho quel taglio lì, ma credo sia normale, no? Il capello così. Tipo la M di Vegeta? Sì, però è molto pronunciata, è molto... Gatto, però è gatto, molto gatto, pronunciata. Gatto. Scusami. Oh, è stato terribile. Ma perché a te non è scoppiato, scusa? Ho trovato... Scusami, adesso risolvo. Poi vediamo, È proprio un suono tremendo. È proprio strappare dei fogli digitali. Questo era il suono. Scusatemi. Eccolo qui. Ma perché lui non è scoppiato? Oh, ce lo siamo chiesti anche noi, perché a me non sia successo. Io mi sono cagato in mano, ho detto, mo ammazzo tutti con Far Cry, invece non è successo. Ma anche stamattina a me? È strano. Cioè a me succede sempre, ma che cazzo? Non lo so. Ah, ti vedo attraverso i muri. Karim, da Karim si è sentito pure... sì, perché c'è stato poi tutto in... cosa. Microphone muted. Grazie, wow, Jack. Grazie anche a non lo so. La faccio vedere anche a voi. È quella base dell'inizio del gioco, quindi sì. Ah, ok. Che poi è una bottiglia, sono... È plastica, vero? Sono due bottiglie attaccate a un... Dove cazzo siamo? Ah, siamo nella cosa extra, ok. Nella grotta, sì, quella nella dei grotta. Segreti. L'ho fatta, possiamo andare. Questa l'ho fatta nel video che vedrete domani, se... Nel mio video, vedete domani se esce. Hai lo zainetto diverso dal mio? No, uguale al mio, ok. Lo zainetto mi sa che non l'ho ancora cambiato mai. Ma... La maschera è la prima. Allora, non ti sono girate le palle che qua... Si torna indietro da dove si è entrati. Sì, non c'è un'uscita secondaria. Che fastidio. Lo so. Però figo, hanno fatto una roba alla come si chiama? Destiny, con le grotte con i simboli che ti dicono bene o male dove sono. È bellissimo, per molto carità, figo. Però non c'era l'uscita. Non c'era l'uscita, sì, confermo. Ok, si vede tutto. Io sto anche registrando, ditemi se scatta, perché appunto non ero preparato per tutta questa potenza di calcolo. Scusate. Gabriel Paletta mi ha detto che è sempre stato mio fan, perlomeno fino ad oggi. Il mio è il problema serio, mai più risentirci. Questo è il signor Gabriel Paletta. No, niente. Non lo posso ripetere perché è terribile, sì. Esatto. Ok. Pare fluido, va bene. Adesso... Ma tu c'hai guapo, c'hai? Ho guapo, sì, perché... Non ho preso altri per ora. Io c'ho Keynine. Ah. Il DLC. Aspetta, amigos. Dove sei, sto amigos? Ero qua. Ma porca vacca, l'ho mandato via. Niente, c'è il cooldown, bisogna aspettare. Va bene, allora. La missione principale è Fuoco e Furia. Tu e Julio attaccherete il campo di prigionia. Julio mi ha fatto ridere, scusa. Perché. Fiamme con il supremo che Juan vi ha dato. Dobbiamo colpire Castillo dove fa male e mandare il messaggio che Libertad è ancora viva e vegeta. È una strada che è molto buio. Quindi stiamo finendo il tutorial. Sì, ancora tutorial. L'ho veramente sfiorato da lontano solo, purtroppo. Aspetta, vediamo se riesco a fare una roba. Ah, ma io non c'ho i poteri aggiunti. No, sì, c'ho le mie cose, ma tutto? Ce l'ho la tuta alare? Prova. Non ce l'ho perché non ce l'hai tu. Sì, ciao. Uè. Ci vediamo lì. Guardalo. Ah. A posto. Sono qui. Cos'è c'hai addosso, sti bracciali tutti luminosi? No, è la mano... No, non c'è la mano di Blood Dragon, perché? Hai i bracciali rosa e hai gli speroni anche dello stivale. Ah, ma tu mi vedi così, io mi vedo basico invece, perché? Boh. Sì, tu dovresti vedermi appunto come è giusto per te. Ok. Credo sia una cosa della coop. Credo di sì. Ma io ti vedo giusto. Almeno con le cose rosa. Devi selezionarlo, dammi un secondo. Sì, sono le cose di Blood Dragon. È molto figo. Più che altro si vede fighi tantissimo. I perks, più che altro.
Io l'unico perks decente, vero, che ho, mi sa che è quello del loro del guanto, che dice: quando vai a fuoco le fiamme si spengono da sole. Che sotto non è male. Adesso la smettiamo con le cagate. Tranquilli, partiamo. Vai. Come Far Cry? Dobbiamo. Ah, scusami, no, tra di noi. Ci abbiamo uno zaino sparamissili. Guarda, guarda che bel fucile che ho io qua. La pistolina, dov'è? Eccolo qui. Sono invisibili da me, no. Hai visto che è magnetico? Si vede la ricarica? No, vedo per ora la mano meccanica, è molto figa. No, non si vede niente, cazzo, è tutto invisibile. No, è tutto invisibile, purtroppo. No, sei proprio un rompiballe. Le mie le vedi? Aspetta che sto chiamando il cane. Ok. Ecco. Ricarica? Sì, io ti vedo ricaricare. No, io non vedo l'arma proprio tua. Non la ricarica. Come? No, non vedo niente. Questa la vedi, l'arco? Ma è tutto cibernetico, ma bellissimo. Che devo rimettermi le armi allora. E forse. Cos'è il QR code, gatto, che ci ha appeso? È un easter egg. Ah, fighissimo. È un easter egg con un puzzle, giusto? Lo possiamo fare, aspetta. Solo che come se riesci a tenerlo fermo 6 secondi. È quello il problema, sì. No, vieni qui! Mentre lo accarezzi devi diventare un po' scemo. Ok, vediamo. Oh no, ma è difficilissimo, non riesco. Forse con le lens magari è un po' più veloce. Grazie al degrado per i 100 bits nel frattempo a Frank K per i 2 mesi a Manfro dopo un'estate di assenza si torna a supportarla. Devo fare uno screenshot, esatto. Grazie esatto, anche a Johan per i 34 fatelo mesi voi, dai, che sono curioso. E a Mancio per la sub. Microphone activated. Vamos a bailar. Adesso la vedi la pistola? Puoi vedere? No. Ma questa la vedi? No, cioè vedo che sei in posizione ma non hai niente. Questo in lo mano. Vedi? No. Ma che strano. Questo? Pari con le dita, no. Ma io vedo tutto. Non lo so. È colpa a te che non aggiorni i driver. Ma che figata il mirino laser. Fermo un attimo. Guardate come illumina bene la maschera. È fighissimo. Vabbè, ciao, andiamo. No, va bene, poi mi vedrò la clip perché... Forse perché non le hai ancora sbloccate. Oddio, dici strano. Che è per quello? Aspetta, guarda, proviamo a metterti qualcos'altro. Ne dubito, Sarebbe una stronza. Secondo me è semplicemente un bug. Perché sì, è probabile la coop. Guarda, questo lo vedi? No, non vedo. Ecco, questo qui è uguale al tuo. No, no. C'è il fuoco amico? No. Perfetto. Posto. Mi rimetto questo e arrivederci. Faccio più con la mano, certo. Dobbiamo ammazzare lui? Lo ammazzo, no, eh? No, ci deve dare la missione. Con lui la dobbiamo fare. I can handle myself. Ma lui ce la faccia da pirla, c'ha? Ma povero. Che ma non è quello di Resident Evil lui. Carlos. Un po' sì. Non abbiamo parlato del trailer di Resident Evil. Hai parlato in live tu? Sì, però guarda, secondo me va bene così. Che... Va bene. Va bene. È stato veramente agghiacciante. Non ho... dai. Non c'è stato proprio niente. L'ho già letto questo dialogo. Infatti mi è sembrato strano che mi avesse caricato dalla grotta. Perché l'avevo iniziata la missione con lui, poi l'ho saltata. Ok. Forse non hai preso checkpoint. Esatto, sì, l'ho staccata a metà. Quindi... Perché lui cammina lento, cammina. Right tool for the right job. Right tool for the right job. Oddio, Luca, non saprei dirti, sinceramente. Dipende da come vuoi giocare. Listen, Julio. Lita was like a sister to me. She shouldn't have been on that microphone muted. Grazie, Gian, ti racconto questa cosa mentre parla Julio. In AEW, la concorrente della WWE, fanno gli incontri hardcore, dove ancora esce il sangue dalla fronte, sai, vecchio stile. È molto fighi. In uno degli incontri si stavano tagliando la fronte con il tagliapizza, cioè tondo, ok? Hanno fatto un po' di fatica. Sì, beh, è finto, cioè, lo fanno per finto. Però durante... No, in realtà forse lo facevano per davvero, però comunque. Durante quel segmento lì parte uno degli sponsor a schermo di quelli dove... Era pizzeria? Era Domino's proprio. Che palle! Beh, si vede la pizza che viene tagliata con il tagliapizza... E mentre gli stavano tagliando la fronte con il tagliapizza, col voice over che dice da Domino's ci sarà, bla bla bla. E quindi Domino's ha dovuto distaccarsi, ha fatto un annuncio ufficiale dove si è distaccato dicendo: ragazzi, non prendete iniziative per fare cose con tagliapizza, per l'amor di Dio, non c'entriamo niente. È stata una coincidenza. Miseria. Ho
stato bellissimo. Dicevo, grazie a Gianju, gli 8 mesi con il gatto sono più importanti. 4 anni con la sua amata, congratulazioni ad entrambi, grazie. Però qui dove siamo? Proprio nella, siamo proprio alla base. Sì, ho fatto 2 o 3 missioni secondarie, tipo quella del del maiale con il ciuffo di capelli. Bene. È stato molto bello. Bastava sparargli ed è morto. Sì, infatti ha ucciso 5.000 soldati, ma in realtà bastava sparare. Sì. Okay. Carina questa. Se io taggo i nemici, tu vedi? Assolutamente sì. Oh, vedi. They're hard to kill, but they can't take. No, si pronuncia... You've got a flamethrower. You've got that supremo. Time to fuck up all this Vaviro bullshit. Microphone muted. Grazie Elsa, per 17 bene. Basie, buona live anche a lei. Microphone activated. A song. Hit me. Ah, sì, me la ricordo la. Come si pausa? Bella ciao ciao. No, pausa, no adesso. Di cantare. Devo cantare? No, stavo nel menu, ero. Ma come nel menu? Ti sei perso il momento, ma no, scusa. No, perché? Dovevo cambiare i tasti, un tasto dovevo cambiare. Ma porca puttana. Aspetta. È andato, che aspetta? Aspetta, devo mettere il toggle perché l'ho messo a casa, ma ecco qua, a posto. No, no, te lo togli ogni volta che apri e chiudi il gioco. Io ci ho rinunciato. Scusatemi. Minchia! Ah, lanciafiamme, giusto? Dobbiamo dar fuoco alla roba. Sì. Ma me l'hai rubata! Ho ucciso un civile, vabbè, ma che ne so! Devi dare fuoco a tutto, devi dare. Arrivo. Perché lanciafiamme non ce l'ho. Però io. Madonna, ma ce l'hanno mo' con sta bella ciao ovunque? Eh sì. Porca miseria! Grazie Chaff per 24 mesi. Però hai sentito come remixata? Sì, è un po' acoustic. Ma le mie armi non fanno danno o che? Cosa succede? Ma sono depotenziato da Karim? Mi confermate? Perché mi livella. Ti livella a me, ti livella. Mi sa, ma di sì, oh, perché shottavo io in testa con l'arco. Grazie Nick. Postati, guapo, no! Guapo! Però è uno spettacolo sta missione, madonna! È come quella di del campo di Far Cry 3, no? Eh sì, me lo ricordo, dei campi di marijuana. Sì. Come fa a vedere il livello? Ah, aspetta, guarda. Arsenale. E io sono al 6. Mi sembra strano non shotarli. A livello dell'arma, vediamo. È al 2. Boh. Sì, è una missione ridondante, diciamo. Anche nel 4 c'è una missione dove dovevi far casino. Sì, è un po' come la missione classica di tutti i giochi Ubisoft. Come Assassin's Creed per le torri, esatto. Qua c'è questa. Ehi, ehi, ehi! Che cazzo? Guarda! Poi là! Postiglie. Dai, mi ammazzano il cane, sti bastardi. Sì, elementi GDR, però non è nulla di esagerato. Non c'è l'albero delle abilità, ad esempio. No, tipo anche il loot. Il loot non è da GDR, il loot è unico. Trovi l'armatura, esatto, che fa una cosa passiva, semplicemente. E c'è solo quello, appunto, perché non c'è l'albero delle abilità. Eh no, esatto, sì. Quindi con cosa vado? Con questo? Li devo distruggere poi questi? Tutti i barili gialli devi spaccare. Eh sì, sto facendo. C'è un care package! Campi di oppio, certo. Madonna! Sparo con questo! Non so cosa serve, visto che non c'è dove nessuno. Dove cazzo l'hai tirato, gatto?
random. Ma tu... è così che si gioca, che rimane. Un bombardimento incredibile ha fatto. Sono al 64% tra l'altro, dove state? 66. Devi rompere tutte le barili gialle. Guarda qua c'è roba adesiva. Ok, obiettivo completato. È stato facilissimo in due comunque. Sì. Ah, forse ci depotenzia per quello. Perché sennò diventa troppo facile. È possibile. È arrivata una camionetta. C'è qualcuno che spara. Ah, guarda lì. Salta su, Karim. Dietro. Aspetta, volevo fare un bordello prima, aspetta. Volevo fare un bordello. Sì. Oh Dio mio gatto. Dio mio. Sei salito? Dimmelo. Sì? Ah scusami. Occhio che sta per esplodere. Sono morto. Col gas gatto, col gas. Che miseria. Che miseria, sono drogato, aspetta. Oh, no. Non capisco niente, aspetta. Ok, a posto, a posto. Tiri anima. A posto. Vieni qua, vieni qua. Aiuto. Andiamo, 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 andiamo. Ok. Ecco perché non fanno più le case col gas. Vieni, vieni, no, siamo arrivati. Sono siamo morto arrivati. Di nuovo. Ma no, sei uno stronzo, ma scusa. E il camion a me arrivava tutto il gas dietro. Dai. Ho capito, ma... dai. Devo fare 100 metri, dobbiamo fare il camion. Ma che sei proprio un pigrone, eh. Dai. Tu l'hai... sei tu la tua idea di merda, scusami. Ma scusa, io ti ho salvato, andiamo, no? Che cazzo. Dai, dov'è? Bastardi! Dove? Dove va? Oh no! Te fermo! Te... ok. Tu lo vedevi fermo? No, lo vedevo correre. Ah, vabbè, a posto. Ci devi parlare tu, eh? Sì. Io ve le capisco. Amico è tuo, stata questo. Bellissima questa missione. Look, we should move. That was a hell of a light show, and they're going to see the smoke. Danny. Castillo, get the message. Great stuff. Grazie. Great stuff. I bet they see the smoke from Espera. Okay. We work well together. Sì. Listen, if you want disastro. Il cavallo. Gracias, Danny. Se figure. Ok, fatta. Allora. Può andare in due sul cavallo? Se mi abbracci forte forte, sì. Credo di sì. Aspetta, che volevo vedere se potevo... mi ha dato dei biglietti del Monopoli. Ok. Ma scusami, mezzi ariete paraurti. Ma perché me lo fa già selezionare questo? La sirena. Oh yes, alleluia, finalmente forse riesco a fare qualcosa con questa. Oh, mamma mia, sì, senti che... tre nemici del genere, ok. Che schioppo. Oh. Uccide rapidamente tre nemici. Grazie, per generare carica in più per il supremo. Fico. Questo. Ci sono. Vai, vai, con calma. Niente drop. Ci sono i drop. Dovremmo averli entrambi, mi sa. Okay. Che vabbè, sono la maglietta e il gallo, eh. Ah, sai che non mi è arrivato nessun drop? Della missione? Della missione? Sì, oh, non li dava? Ah, ok, ok, ok. Ah, parlavate del drop della missione? Scusate, pensavo del drop di Twitch. Non si può salire in due, no! Certo, ciao! No! Non so dove devo andare, aspetta. Dove va? Ce n'è un altro parlando. Qua. Ma Senji, Far Cry 6 per la svolta ecologica. Basta l'uso di gas naturale, grazie. Vai! Sto aspettando il dialogo, aspetta. Ah, fa vedere, adesso le vedo! Scendi! Vedi l'arma? Sì. Dai, vedi che è la ricarica? Sì. Dai, ammazza, andiamo, che pistolo. Scusa, scusa. Allora, devo... Clara vuole che incontri l'ex guerrigliero nel suo cantiere navale. Dai. No, il cavallo. Ciao, eh. Gatto. Gatto. Dimmi. No. No, dai. Abbiamo una missione da compiere, sbrigati. Ma vaffanculo.
Dai, te lo lascio, che prendo il trattore. Arrivo di corsa. No. Può il trattore? Certo. Non guarda i miei video, non guarda. No, mi fa anche grazie cagare. Ciprian, fai bene. Però dopo rimuocione dei vecchi tutti te li fai. Tutti mi sono lì. E poi ti faccio la brillante idea di dirti giochiamolo in live e fa cagare tutto. Mia mamma mi telefona. Posso salire a piedi? Ma non puoi, ti ho lasciato il cavallo. Voglio girare con te, gatto, sei il mio amico. E allora aspetta che chiamo la macchina. Sì. Ce l'hai la macchina? No. No, perché non c'hai la patente. No, c'ho il cavallo. Non posso chiamarla la macchina, devi sbloccarla prima tu. Cazzaro, non c'è una macchina da rubare da qualche parte. Vabbè, andiamo a piedi intanto. La vedi la missione tu? Da prendere, sì. Aspetta, guardami. Tu vedi adesso la mia arma? Sì. Sì, guarda che come si ricarica. Ah, è magnetica, sì. L'ho visto da, forse da te in live proprio. Grazie, Tenshi. Vai, fatta, facciamo il video di Natale su Far Cry. È molto caraibico come... C'era bisogno di ucciderlo, poverino? Era nemico. E che ne sai tu? C'ha famiglia. Mi piace la carta igienica sulla sedia. Vieni. Che dettaglio. Cosa? C'era la carta igienica sulla sedia fuori dal bagno chimico. Se fosse una cosa generica tua. Sì, parlavamo di arredo. Generico, mi piace la... Ma dove cazzo è? Vabbè, un attimo. Oh, guarda che non ti va bene niente, eh. Ha parcheggiato un po' così. Pingi. In maniera creativa. Non viene. Aspetta. Ecco. C'è mia mamma che cerca di chiamarmi, mia sorella che mi manda messaggi. Ma allora, la famiglia rompi i coglioni. Guida tu un attimo, per favore. E scendi. No, vai davanti. Ah, sì, sono dietro. Scusami. Porca puttana. Ma le FOV in macchina, perché così va? Te sei un deficiente. No, ma scusami, ti lascio guardare un secondo. Adesso resto qua, per protesta. Devo testarlo. Ho sbagliato tutto. Volevo ringraziare Ubisoft per l'opportunità di queste live di collaborazione. Spero di aver fatto un buon lavoro. Adesso mi resti, per favore. Cazzo, aspetta. No, dove sei? Sono dietro di te, bitch. No. Lo scappo. Bastard. Chi arriva prima vince. E sono fatto di galleggiante io, che vi devo dire. C'è una missione secondaria, aspetta. Smira un sacco se non miri. Porca miseria. Nuova casa di Liberdad. Aspetta, me la dovrebbe dare. Ok, fa vedere. Ah, è qua vicino. Vuoi liberare una casa di una cassa, scusami, non una casa. Sono stupido. Vuoi liberare la casa? C'è una cosa che riesci a fare bene oggi o... Cretino? Andiamo, che è sopra la montagna, dai. Andiamo, sali su. Devo aumentare l'FOV a 157. Ma non c'è, non è vero. Sì. A 800, dai, muovi. Dove sei? Sto modificando l'FOV, aspetta un attimo. Dove? Ah, perché non è qua, è in gioco. Ecco qui, dov'è? Guarda che io le 5 c'ho l'idraulico, Non importa. Dove cazzo è l'FOV? Io sono il traditore. Che arriva diventato Lino, attenzione, Non lo trovo. Non trovo, gatto, andiamo, non trovo. Andiamo a vedere. Opzioni, gioco. Non c'è. Video. Non è l'adattamento profondità di campo, scusami. Che...
hai ragione, sì. Ma scusa, io... Ah, perché ce l'avevo in inglese. Ecco perché non lo trovavo. Perché ce l'avevo in inglese, ok. Vabbè, non è cambiato moltissimo, però va. Guida tu, per l'amor di Dio. Sì, guarda. Meglio così, dopo Ubisoft giustamente si inca... No, aspetta, prendiamo quello, vieni qua. Oh, ferma, signora, ferma! Oh, signora! E niente, è andato. Gatto dietro, gatto, no! Gatto, no! Sei morto d'abbandono! Sei morto d'abbandono, gatto! Ma ce la facciamo? Ma com'è che Far Cry ogni volta ci è un delirio? Signora, scenda, per l'amor di Dio! Ma c'è la Jeep, prendiamo la Jeep, prendiamo! La troia! Perché dietro? Perché vai! Uber! Dove? Su, a sinistra, la vedi il segno che ho messo a sinistra? Music. 159 radio metri. Verità. Fermo, togli la radio. Non l'ho messa io. La devi togliere tu. Dobbiamo togliere tra... No, io c'ho la musica radio zero, però c'è... mi ha parlato il signore. Io sento la musica, aspetta, prova... Dovresti toglierla. Aspetta. Ma come... Perché sei sceso? Perché sei sceso? Ma perché non vedi cosa stiamo facendo? Volevo basta premere control, basta premere. Guarda. Ecco. Hai stoppato adesso la musica, hai stoppato. Non l'ho stoppata. Perché ti sei cambiato posto? Perché si può fare senza scendere dalla macchina. Ah, si è stoppata la musica perché hai spento la macchina. Toglila, che copyright. Non riesco a toglierla. C'ho Esker. Esker, premi Esker. Ma devo proprio toglierla dalle opzioni audio? Sì, sì. La radio della macchina la devi togliere. Ma mi toglie tutto. No, togli solo la musica della macchina. Ah, no, il volume della radio. E che ne so, non ho visto che c'era, non lo so. Ma basta, me ne vado. Cretino! Andiamo. Dove? Guarda che c'è la guida automatica, non si ferma. Andiamo, siamo arrivati. È incredibile, si ferma. Fa pianino, guarda. Però se accelero, accelero. Oddio mio! Poi sono io l'ino della situazione, guarda qua. Ma è automatica, cosa il vuoi? Il peppino della situazione. Fammi salire, va. Dai. Quanto ci vuole? Quanto ci vuole? No, sta succedendo qualcosa, non mi fa salire. Gatto, cosa sta succedendo? Che e fai? Sali! Cretino! Non mi illudere! E c'è la guida automatica, ma toh, tua mamma ecco. È automatica, guarda. Va bene, glielo farò sapere che mi telefona. Santo cielo! Che fa? Ma investilo bene! No, non guido io! È la guida automatica, t'ho detto! Ecco qua! Ubisoft, volevi che play in coop? Ecco qui! Ecco qua! Arrivano, ma sei tu il disastro? Guarda che io siamo sono arrivati, disastro. Ah no, è di sopra qua. Come si arriva di sopra qua? Cosa ma vuole sta signora? C'era la strada! C'era la strada! Dov'è? La strada è quella dove ci sei sopra! Ho capito, ma la strada circunnaviga? Allora come forse si va lì su? E forse ci... Non lo so, forse ci sarà un appiglio con il rampino. Fa l'esperto, non sa un cazzo. Ma che esperto? Sei tu che guidavi, che c'entro io? E cosa ne so? Io guido, mica so dove ci sia rampina. C'è una stradina a sinistra, di qua, tipo sì, fiume. Eccola qui, eccola qui. C'è la freccia blu. Tipo fiume. Tipo fiume. Cosa questo dice signore, la strada blu sottile, tipo fiume? C'è uno spaventapasseri però per gli umani. Ma dove sei? Sono qui! L'ho visto! Vai su, che siamo 2-3 ore per una missione secondaria. Ho capito. Ci stai mettendo una vita a far tutto. Io, ma tu sei scemo, che guidi. Per le missioni non so dove andare. Ma che ne so io? Per quello ho detto guida tu. Grazie, c'è un sac. Ah, guarda, qui c'è un'arma. Ah, sì, era qui. Era questo. No, un braccialetto delle munizioni, che sono proprio qua. Questo era. Sì, è una cassa. A me ha dato un'altra cosa, quindi non sono... Cosa ti ha dato?
un elmo di baseball. Ah, figo, quindi è randomico? Aumenta lievemente la resistenza alle munizioni antiuomo dirompenti e perforanti. Ma invece ottieni più munizioni per arma secondaria. Ah beh, proprio a posto. Vabbè. Okay. Ah, è quello che ho io. È quello che ho io, quello. Quindi dobbiamo andare lì sotto. Sì, dobbiamo andare lì, però io non ho la tuta l'area, gatto, non ce l'ho. Non ce l'avrai il paracadute, no? Vabbè, si fa. Questo va in giro, va in ferie senza la tuta alare, ma si può? Basta, guarda quest'altro, che cosa fa? Guarda quello lì. Che cazzo fa questo qua? Boh. Posso prenderla io? No. No. No, no, la devi prendere tu. Arrivo. Perché la macchina ancora non ce l'abbiamo. Adesso te la dà. Ho giocato pochissimo io, quindi sono, siamo ancora nella zona del tutorial. Io sono nella zona del tutorial. Prima recupera il carburante, uccidi Rosario, poi aiuteremo Libertad. Suerte, compai. Ma sei scemo? T'aiuto io, amico mio, scusami, è scemo, poverino. Ma volevo fare questo, ho sbagliato tanto. You don't have any friends, Juan. Just shut up and call for a car, Danny. Volevo, ragazzi, volevo colpire col melee. Solo che a tutti i giochi spara tutto che gioco. Il melee è la V. Ho premuto V e mi ha sparato i missili. Non hai notato nell'HUD quella scritta V di fianco? Vai, c'è venuto quello lì con la macchina, a posto, sì. Siamo pronti. Sì, sì. Che perché c'è un teschio oggi, rosso? Teschio rosso? Sì. Sei il cattivo di... Ah no, aspetta, a me dà la macchina con il mitra sopra, aspetta. Così facciamo un bordello, quello. Eccola qua. Quindi l'hai sbloccata, posso chiamarla anch'io? Posso chiamarla anch'io? Ah! Ammazza i giapponesi che corrono. Ah, vabbè. Giapponesi? Eh sì, perché corrono sparando come nei film della seconda guerra mondiale. Allora, ci sono due. Hanno tre punti. Andiamo. Ah, no, hai ragione, tre. C'è un altro dall'altra parte. Andiamo qui. Benzina per la rivoluzione. Benzina per la rivoluzione. Se premi shift, guida da solo. È vero, sì. Per fortuna. Guarda come investe i civili. Però se premi doppio DV vai più veloce. Eh sì. A posto. Però occhio che se tieni premuto doppio DV in curva non la prende bene. Oh mio, lo schiva di tutti, gatto. Lo schiva di tutti. Ah, io non devo ricaricare, ottimo. Posso andare in giro facendo così. Viva la rivoluzione! Sprecando i colpi dei contribuenti qua. Perché? Ma questo è coglione perché gira da solo! Perché sto scemo di merda gira da solo! L'ho ucciso. Se vuoi salvare quel signore. Vado io. Vai tu. Il cecchino, te. Mamma mia come rincula! Che è? Credo abbia un colpo in testa, il signore non se ne sia accorto, quindi è a posto. Sali su. Sai che la macchina è tutta personalizzabile, tra l'altro? Oh, figo! Il paraurti, no, devi girare la torretta... a sinistra. Ma è uguale. Il paraurti, la torretta, ma anche il cappello e l'abre magique. Oh, bellissimo! Cazzo. Sì, ho sbagliato. Fatti tuoi. Far Cry ci fa un effetto quasi volante. Danny, I hear you're taking care of a little problem for Benito. Yeah, go to pay his friend Rosario a little. Siamo quasi arrivati, Sì, grazie. Eccoci qua. Fermo, facciamo la stealth. Va bene. Allora, perché qui c'hanno il car armato ed è cazzutissimo. Ok. Quindi aspetta, segniamo i nemici.
Quando ha finito di telefonarci sto stronzo. Veramente. Ok. Allora, dobbiamo andare stealth pianino giù. Fa così. Non farti vedere che dobbiamo rubare il carro armato. E poi tutta discesa. Va bene. Perché il carro armato poi è buono. La facciamo stealth, ragazzi, sì sì. Stiamo facendo stealth. Siamo stealth, no? Ah, eccolo là, Rosario. Something mysterious about this cave. Fiorello? No. Guarda che il suo nome è Rosario. È Rosario, quello di Albero Bello. Ecco, vai, 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 vai. Prendilo, prendilo. Supremo che chiuda te. Ammazzali. Ah, quanti sono? Fai tu, fai tu. Perfetto. Devo curarmi. Mi curo. La granata. La granata del culo di merda. Sono a terra però con zero di vita. Come sei a terra? Arrivo. Ci sono, no, ci sono, ci sono. Ah, ok, a posto. Devo solo curarmi un po'. Morti tutti? Si può andare in guerra con fresca insalata? Vado a prendere l'altro carro armato. Ah, ce ne sono due, doppio, vai, buono. Ok. E basta, abbiamo fatto entrambe le missioni qua, com'è possibile? Boh, entrambe di là. O se sarà lunghetta col carro armato, vai. Ah, è vero, sì. Chi arriva vabbè, prima? No, no, salgo da te, guarda, facciamo prima. Ah, arrivo. Vabbè, fai la torre. Ma cos'è sto rumore che sento? Non lo so, sento anch'io dei... Sento tipo un gigante. Ah, c'era un cadavere sul carro armato. Come? Ti riparo il carro armato, eh. Grazie, gentilissimo. Stavo ecco dicendo, qua. Potremmo fare come in Bad Company 2, che uno guida l'elicottero e l'altro lo ripara da dentro. Bellissimo, sì. Hai sparato tu? Ho sparato io. Cazzo, sono realizzatissimo, sembrava distante. Cazzo, già la prima missione a caso ti dà un carro armato? E l'open no. World com'è, no. Dio mio? Ok, di qua dobbiamo andare. Non è che te l'ha dato, era lì. È vero, c'erano due addirittura. Forse ci mette il doppio delle cose perché siamo in due, eh? Sai che non lo so. Ah, boh. Che cazzo è successo? Ho ucciso gli agenti già che c'ero. Se questo è stealth, figurati la modalità incursione. Vabbè, abbiamo trovato il carro armato. Ecco qua. La colpa è missioni diverse. Oh no, scusi! Ho messo sotto uno. Se lo stavo uno. Per dire, pensavo ti schivassi all'ultimo. Si è proprio buttato sotto il cingolo, comunque, c'è da dire. Anche lui. Poteva correre ovunque e si è buttato sotto. Perché socchiudo la porta. Il cavallo, gatto. Gatto il cavallo. Sta guidando da solo. Ma dove va? Credo abbia schivato il cavallo. Ma perché? Perché c'era uno sopra. Vabbè. Che poi dovrebbe essere lui a schivare noi. Siamo noi che ero armato. Sono le vittime di guerra, dici? Grazie Bob per 15 mesi. Buon pomeriggio anche a lei. Bella, ciao, bella, ciao, ciao. Oh, sai che ce l'avevo in testa anch'io? Ho visto i fulmini. Perché, gatto? Ero no! Curioso, ero curioso. È diventato un Ghost Rider trattore, però. Ma dai! Scusami. Non ho resistito, era lì in mezzo. Aspetta, quello lì con lo scudo, guarda. Guarda che quello lì si è protetto con lo scudo. Che figura Madonna, di merda, tutto scudo, civili, eh? Hai ucciso. Ma sì, l'abbiamo salvato da una morte orribile. Squatter, spaccherò tutto per te. Grazie per i 4 mesi. E grazie perché abbiamo raggiunto i 3.200. Dai! Io non ho fatto niente, gatto, eh. Non date la colpa a me. E sei tu che hai sparato. Io non ho fatto niente. Io il mitra. Io non ho fatto niente. Fermati. C'è una missione secondaria. Non mi caga, oh! Scusami! Non mi caga, gatto! Dai, sto premendo, non fa niente! Scusami! Come i vieni? La parola lo ammazzo, eh! E non mi dicevi vieni, ma non... Ecco, bella data! Aspetta che mi dà la missione e poi sparagli!
No, libertà, perché io ne ho già uccisi due. Poi non vorrei che mi desincronizza come in realtà siamo su Assassin's Creed. Aspetta. Mi fa tornare all'Animus. Yes, I like. Vai. Vado. Oh. Vabbè. Ma scusami, ma vai dall'altra parte. Mi si buttano. Scemo. Era il bagnaticcio, che bello che è. È molto figo. Comunque, graficamente, stavo dicendo che stamattina, che l'ambiente è veramente meraviglioso. Sono le persone che fanno un po' cacare. Sì, è sempre quello, purtroppo, con tutti i giochi in generale. Le persone sono così, così. No, abbiamo l'ambiente, già... se tu lo vedi, anche la nebbia lì in fondo, diventa molto figa se stai fermo a guardare, ovviamente. Sì, certo. Benito wants me to take back. Guarda che esplosione che fa questo. Sì. A posto. Come spara al cartello? Secondo te si distrugge? No. No, però ha preso fuoco l'albero. Forse solo i cartelli con esposito? Come la vita vera, esatto, Gabriel. Clara, amate tipo. Facciamo la stealth, Mi raccomando. La gasolina. Dobbiamo rompere i barili di gasolina. Vai un po' più indietro. Sì, non qui vicino, non così. Beh, sei un carro armato. E io no. Io siamo fatto a po'. Come no? Io sono mezzo fuori. Ah, ti fa danno? Vuoi fare cambio? No, va benissimo. Esplode? Sì. Ah. Madonna. Abbiamo fatto? E vai giù? Perché dobbiamo recuperare la benzina. Vabbè, il maestro del parcheggio adesso, che vai giù? Andiamo a piedi, andiamo. Aspetta. Madonna, bastava girare. Guarda. Capito. Stiamo citando. Bastava uccidere questo, in realtà. Era finita già. Ok. Grazie a Singin per i 5 mesi. Era stealth, nessuno ci ha visto né entrare né uscire perché abbiamo ammazzato tutti e rotto il telefono. Subito proprio. Ecco. Ah, una mano alla cabeza. La mano alla cabeza. Sì. È una cassa che ci dà. Il premio per aver liberato qua. A me ha dato 10 moneda. Moneda, esatto. 10 moneda. E forse un'altra cosa, vediamo. Attenzione, 3, 2, 1. Chiave d'accesso al magazzino. Che stavo andando, infatti. Ecco qua. A me l'ho già aperta. Hai dato una pistola. Minchia, l'RPD. Ok. Particolare sta cosa. Voglio l'RPD subito. Però mi hai dato la pistola. Forse perché abbiamo finito l'operazione. Dici che non mi... Che ti ha dato droga a te? Non ancora. E altri soldi mi ha dato. Mi ha dato la canna da pesca. E quel ce l'avevo già. Benito's back on your side. Monede, ok. Shit, gracias. Now get your ass back to perché parli male Veneto. Monede. Sto bevendo. One of those boats has me sailing to Miami. I keep my word, Danny. How about we change history first? Ok. Fammi vedere sto cazzo di RPD che voglio cambiare. L'RPD è un'altra delle mie armi prefe in COD, questa qua. Mi serve il... Che mi è uscito almeno? Eccolo. Faccio una pipì rapidissima e ci sono. Vai, tanto modifico. Una Fiat S-Gay. Something mysterious about this. Che poi è S-Gay o S-Gay? I haven't seen Triada symbol since I was a kid. Questo è S-Gay. Questo non... Oddio, a polvere da sparo non ce l'ho. Qualche mod qua? Niente. Ah, S-Gay, ok, niente, allora mi ricordavo male. Non ho nessun materiale per quest'arma. Ok, vabbè, va benissimo. Armi e mezzi, fammi vedere. Abbiamo il paraurti che si può cambiare con scarti di veicolo. Li fa vedere. Ho sempre detto con la C. Ok, ok. Il RPD Modern Warfare 2, guarda. Sempre con la C, sempre detto con la C. Possiamo tornare al campo di Clara, credo teletrasportandoci volendo.
Vai. Ah, però a me ha dato una missione secondaria che mo vatti a ricordare cos'era, perché stupidamente non l'ho selezionata. Confermo, se cerchi Sky su Google ti dice Veneto, quattrini denari. Ok, ok. Da Oxford Languages. È proprio Oxford. Direi che confermiamo questa cosa qua. Andiamo a Caio Corto a fare contrabbando. Andiamo a ci sono già stato, vai. Sì. Però è distante, dall'altra parte della mappa. No, che dici? È qua sotto. Ah no, è un altro, scusami. Sì, sono quelle secondarie che si fanno al volo. Andiamo a piedi però, non col carro armato, che sennò... Va bene. È un peccato, mi stavo abituando. Quattrini denari. Cadrega, vabbè. Ci stiamo divertendo come dei cretini, però sì, potremmo sempre essere noi il problema. In che senso? Che il gioco non è divertente? Stai dicendo questo? No, che siamo cretini. Più cretini del gioco siamo, quindi... Parla per te, allora. Adesso non inizia. Ma che figata, tra l'altro, sta zona. Non l'avevo mica vista. Molto bella, con l'acquitrino. Si dice acquitrino? Adesso che siamo nel mood. Dove stai andando, tra l'altro? In acqua. Sto provando a vedere com'è. È fighissimo, non guarda. Non sono più abituato a nuotare con New World. Super HD? Ho visto, sì. Sono più abituato a nuotare con New World. Mi tocca sentire. Oh, c'è uno da salvare. Aspetta che ho il cecchino nuovo. Fammelo provare. Bravo, ecco, ci hai preso. Ecco qui. Buongiorno. Cioè, è stato un casino della Madonna, però ci hai preso. Denaro. Ah, lui sblocca le casse di Berdado. Vado, il tuo cane è velocissimo. Io c'ho sempre l'altro indietrissimo, porca miseria. Ho capito, è un coso, Cos'è caduto? Cosa ho visto? Ah, che liscio. Cosa hai visto? Ma ben passi pure davanti. Ah, vedi, vedi. Che cosa? Come l'ho mancato. Oh, c'è gente, c'è gente. Ho visto, visto, visto. Ma si è spostata sta stronza. E quanto si è spostata? Come mai? Come funzionano le cose oggi? Ma come rincula però, scusa. È una miseria. Ma l'ho sono pazzi, proprio morto. Ma mi corrono addosso, mi corrono. Sono deficienti. Si rasciano. Eh sì, ma fortissimo. E dopo un po' ti caghi addosso e smiri. Ma che vuoi? Ma perché? Scusami. Posso venire a vedere dove sei andato? Posso venire a vedere? Ma vieni, poi mi fai uscire e entri tu. E solo tu? Non credo. Non andiamo a pisciare assieme? Dov'è la cassa? Fammi vedere la cassa. Ma sta signora, signora, vada via dalla zona della sparatoria. Dov'è la cassa? C'è una cassa qua. Si possono entrare e usare entrambi, dice Ermocrate. Ma infatti era per quello che avevo il dubbio. Perché poi anche in base a dove vai in giro per il Veneto ci sono molte terminologie che vengono modificate. Io ho sempre detto con la C. Anche mia nonna. Ditemi se questo non è un... Ma levati, chorizo! Chorizo, no? Come si chiama il coccodrillo? Non mi ricordo. Guapo. Guapo! Chorizo è il cane. Dimmi se questo pontile non è uno di quei quadri stock che vendono tipo all'IKEA. Aspetta un attimo che sto aprendo il coso super segreto. Ma perché è ubriaco il mio protagonista? Ah, l'ha dato anche a me, gatto, comunque. Quindi no, se lo apri tu, lo dà anche a me. Non l'ubriaco. Ma lo vedete che sono un po' ubriaco? Ma perché? Perché sono in equilibrio? Ah, mi sta dando un fastidio incredibile. Cosa sta succedendo? Ha una skin. Ma sta ballando bellissima. La torre? Bellissima sta skin di questo fucile, scusami. È più bella della di tre quarti delle skin dei giochi free. Ma di che parliamo, scusami? Io ho trovato un shotgun unico. Ah, dalla cassa anch'io. Che hai aperto. Non l'ho visto, aspetta. Stavo guardando come ballavo. Quella dorato? Quello dorato? Gatto, prova a sparare per terra. Non sotto i piedi, però. O a colpire qualcosa col fucile. Col fucile. Yes. Ma da fuoco, fico? Sì. Non ho letto. Ah, sei salito sopra, ecco dove sei andato, sì. Sì. Arrivo, No, non serve, non serve, te l'ho preso io. Sì. Guarda, lì c'è il giallo, andiamo a rifornimento. No, aspetta, non fare la missione gialla, vai qua. No, non è la missione gialla, il giallo qua. Lo vedi il fumo? Arrivo, aspetta. Sono... Sì, molto più avanti adesso col paracadute.
Sì, è vero, adesso non sono più ubriaco. Più sei in alto, più il vento è forte, confermo. Oh, figo! Scusatemi. Something mysterious about this cave. I haven't seen Driada symbol since I was a kid. Buono. Che a quanto pare serve più del previsto la polvere da sparo. Okay, sì, 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 serve per i mirini, serve. Esatto, serve per i mirini, porca miseria. E la cosa che tu tra una missione e l'altra ti metti a fare ste cazzate, madonna, mi piace proprio tanto. Il problema, ripeto, secondo me è che hanno messo un po' troppe cose simili nella trama principale. Perché se me le metti extra io sono contento, molta roba purtroppo viene messa in mezzo. Me l'hai detto anche tu. Ah, io con l'altro. Nel senso trovo che tra una missione e l'altra c'è di quelle principali che sono fighissime, tra l'altro, perché le parti con Castiglio che parla con i suoi sottoposti mi piacciono da morire. Oh, figo. Stamattina c'è stata una scena fichissima. Però tra una missione e l'altra si dice: ok, fammi a recuperare le munizioni lì. Ma ho capito, ma scusami. Vabbè, ci sta. Anche perché, gatto, devono coprire 530.000 km di mappa, quindi. Un po' troppo dispersivo lato trama principale per quanto per i miei gusti. Assassin's Creed uguale. Assassin's Creed Odyssey. Creed peggio. Era un incubo di missioni. Cos'è che si fa qua? Qua niente, abbiamo preso la cassa. Ah, okay. Era solo quella. Mi ha dato la maschera uguale alla tua. Mi ha dato adesso. Io ho aperto la cassa. Io ho trovato il polvere da spazio. No, lì il collante è super. Buona quella maschera lì. E per non ti fa gasare dal gas quello rosso. Che mi ha ucciso tre volte prima. Aumenta lievemente la resistenza alle munizioni anti-uomo. No, tu non hai quella, non la maschera quello. Azmat. Tu non hai addosso quella, No, non lo so, però quella gialla mia proteggi i tuoi occhi dal veleno, dice. E ce l'avevo già. Io adesso mi ha droppato quella che tu attualmente hai addosso. Sei sicuro? Sì. Elmetto delle munizioni. Ah, sì, aumenta lievemente la resistenza. Ah, scusami, io pensavo la mia, quella prima. No. Quella prima è quella del tutorial. Ok, a posto. Andiamo a 800 metri, c'è un'altra cassa che mo voglio collezionarle tutte. Anzi, qua ce ne sono due di fila, perfetto. Andiamo lì. Collezionale tutte. Eh sì. Eh sì. Ne abbiamo parlato prima di New World, guarda, lasciamo perdere. Lasciamo veramente perdere. Ma io più vedo te che ci giochi, gli altri che ci giocano, meno voglia mi viene. Sono quasi contento di non aver avuto tempo. Ma New World è un ottimo MMO perché ti fa quell'effetto droga che è terribile. Che il gioco, anche se non ti sta piacendo, non riesci a staccare perché vuoi comunque andare avanti. È terribile quella cosa lì, ti che giuro. Che cazzo? Che il succede? Coccodrillo. No, è un alligatore, tranquillo, è un alligatore, okay, l'ho ucciso. A posto. No, era un coccodrillo. Perché mi ha dato... Sì, anche a me. Anche a te l'ha dato... Ma scusami, ammazzo io... Ci sono passato sopra. Ah. Che succede? Ma dove sei tu? Sono dietro di te. Adesso davanti. Ah, adesso ti vedo. Perché pensavo fosse guapo. Sì, la beta di Battlefield... La beta di Battlefield l'abbiamo provata, la puoi trovare sul Twitch di Gatto. Dove la trova? Sul Twitch di gatto. Il gatto Twitch. Il gatto sul Twitch.y. Twitch. Net. Org. Allora, non usare ben troppo il fucile a pompa che ho trovato perché... Ma io uso l'arco e basta. Ho sparato al tizio sul cavallo, ho preso fuoco tutto. Guarda, ti faccio vedere. Ma non è morto, era un po' lontano. Gli brucia il culo, però. Si vede che l'hai un po' in ori... Aspetta un attimo, voglio provare la roba. Non gli sparare a questo. Vai, vai. Aspetta, sparo l'altro. Che è successo, gatto? Le ho dato una fiammata, però non è morta. Guarda, La granata, occio! Niente. Vabbè, nascondiamo il cadavere, guarda. Non va. Beh, provo io. Beh, tiene già di più. Eccolo! Le aggiusto il cavallo! No, gatto, no! Che palle! Oh no! Something mysterious about this cave. Something mysterious about this cave? Quale? E quale cave? Esatto. Non l'ho vista. Non lo so, saprà lui. Ma che cazzo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Che suona, che dobbiamo suona. Dobbiamo andare qua sopra, gatto, scendi.
Ma non c'è un... Cerchiamo una viozza come prima. Aspetta, no? Vai. Ma è qua veramente a 60 metri, ce lo facciamo a piedi. Vediamo, riesci a salire lì? Forse no. Aspetta, è veramente... Ah no, sì, c'è la stradina, eccola qua. Mannaggia. Arrivo. Oh yeah, what's the paint? Allora, Da Vinci, era una beta abbastanza rottina, infatti ho visto che la gente si è lamentata tantissimo di Battlefield, sì. Però ci siamo divertiti come stronzi. Infatti, sì, è vero. È un po' il motto degli ultimi anni che i giochi più divertenti erano quelli un po' più rotti. Porca puttana, Eva! Ti do man forte! No? Non c'è nessuno, si vede. No, però mi ha dato le fasce da parkour. A me la mascherina per il Covid. Aumenta la velocità di movimento mentre hai le armi riposte. Minchia. Questa era... Ah, ti toglie il fuoco quella. Da solo. Non è male. Pensavo fosse automatico. Devo cambiare passo. Ah, quello che hai appena preso, ok. Questo era preso e c'è un altro poco più avanti. Vai. Che o saliamo la montagna o ci fa fare un giro da 200 km. Qui. Saliamo la montagna. E non so se si può. Non so dove ho sparato. I miei razzi sono finiti nel mondo. Qualcuno è morto, sicuramente. No, mi sa di no. Qualcosa mi dice che... No. Meno che non passiamo da Skyrim, ma... E infatti come strada ci dava da fare tutto il giro, quindi... Ma guarda, basta stare qui, c'è la stradina blu. Eccola qua. Aia, che male. Ma sai che hanno un po' censurato le cure? Ce n'è una dove si spegne il sigaro nella mano. Sì, però non te la fa vedere la mano. Però quello quando si toglie il coso dalla mano lo fa vedere. Quello il proiettile. Sì, però il sigaro non si vede. Che è quella più spessa, tra l'altro. Dov'è che dobbiamo andare che non l'hai segnato? L'ho segnato, non l'ha tolto il segno, perfetto. È qui, 80 metri. Dicevo, è un... Che cazzo, che paura. I giochi più divertenti sono anche stati quelli un po' più... meno rifiniti, diciamo. Ma basta, ma c'è sto cavallo che mi corre in faccia. Ma quanti? Gatto, aiuto, mio di cavallo. Aiuto. Mi sono imbizzarriti tutti. Ma smetti, tu questo arco. Aiuto, no, dai, basta. Gatto, ma sono dei carri armati, questi cazzo di cavallo. Ma perché? Che palle. Era Spirit. Erano 3-4 Spirit. Ho visto. Migliora il recupero dell'energia. Ma che me frega. Ok. Aspetta, l'Ale mi ha appena scritto: amore, mi è rimasta in mano la maniglia del garage. Scusami. Devi andare a vedere. Dopo vado. Effettivamente è rimasta via la maniglia. Che dobbiamo fare? Era un po' lasca, effettivamente, ma anche lei che tira con la forza di 1000 uomini. Era un po'? Era un po' la vaniglia? Cosa ho detto? Non lo so. Laschia. Lasca. Ok. Andiamo, va. Faceva gioco. Sì. Va bene? Sì, no, allora, non è che per parlare intuito. Con te io devo... No, a me i termini così mi fanno ridere. I sinonimi e contrari, o star qui a elencare. Lasca, si dice. Anche a Napoli si dice lasca. Io non l'ho mai sentito, però dal contesto si capisce. Cioè, se io e uno di Napoli parliamo uguale, vuol dire che sei tu sbagliato. No, giuro che non l'ho mai sentito. Che salto, gatto, madonna. Ho studiato. Lasca italiano, giuro su Dio, non ho mai sentito lasca in vita mia. Mai letto in nessun libro, mai sentito dire da nessuno dei miei amici o dei genitori. E cosa dici? No, allentata, molle. Molle. C'è la maniglia un po' molle. Vai, un po' mollina. Giuro, non l'ho mai sentito. Aspetta, è qua la cassa, però mi sa sopra. Non è qua, da me? Sì, è sopra, sopra. Sì, vai, fammi sognare. Grazie, diabetico, grazie per la compagnia. A lei. Collante supremo. Degli shorts da parkour a me. Palla. Che cazzo? Ah, è il qua. L'uovo di Pasqua. Dai, livello 3? Ok, i trafficanti d'armi, giusto. Ma che bello.
È il linguaggio marinaresco non teso, non stretto, allentato. Come il linguaggio marinaresco? Vabbè. È perché lì si usano le corde. Prendiamo quest'altra cassa. Quindi oggi collezione di casse. Di casse è bellissima. Ma facciamo, cosa. Non possiamo fare qualcosa di un po' più attivo? Scusa, facciamo la missione principale. Non dai. Lo so, cioè quello che ti pare. Sì, però stiamo dicendo aprire scatole. Scusami. Ti sto portando indietro per far marmo. Vado al campo di Clara. Accetta per viaggiare, credo. Ah, infatti mi è arrivato un messaggio lì. Ho detto, che cazzo è quella cosa là? Che figo però. Molto figo. Che tu adesso mi inviti e poi andiamo assieme direttamente così. Vero, vero. Molto figo. Pomeriggio unboxing, esatto. E via, partita la cinematic. Regola 73. Una rivoluzione non è vinta da chi non teme. È vinta da chi viene temuto, certo. Juan Cortés. Fiere l'ha lasciato temuto. You want us to take down Anton's ships? We're goddamn fishermen. Then leave us to die again, compai. No, ho sbengalato il bengala. No, dai, che spreco. What's the plan, Heffa? For Anton to see us from the fucking capital? Yes. Well, it's working. You've got 20 minutes until Anton's supposed to stop. Si è pulita bene la scritta. So you better start running. Go. I said run! Devo capire adesso come aggiustare quella maniglia. Però non va bene, mi sta venendo un sacco di voglia di giocarci e non posso. Perché? Perché devo giocare a New World, gatto, ma sennò fa veramente... culo te New World, gioca questo. Lo so. What does Anton cast you fear? Vai, domani mattina, vieni, mi dai una mano con la coppa. Va bene. No, domani non faccio la live, niente. E non posso neanche io perché sono di là, quindi... Unless you are willing to die for your freedom today. Not when we have more believers or more guns. Today. Because today I'm going to punch a hole through Castile's warships. I am not fearless. I am scared as hell. Ma sono sicuro che in spagnolo è meglio, però non capisco una madonna. Domani mattina no live, confermo. Dove vai? Viene l'idraulico. Ah, ok. Che viene oggi ad attaccarmi una cosa e domani viene... Ah, quella che devi tenere 24 ore? Esatto. Non 24 ore, una notte, mi ha detto. Ah, una notte. Non so come funziona. Infatti vengono domani mattina alle 9, tipo, alle 8, 9, non so. She knows what she's doing. Who cares, Danny? She knows what we need. See you from the sky, guerrilla. Non lo so. Ah, no, sì, alle 9 vengono. Quindi non so se salto del tutto la live, però... Ok, ok. Ok, beh, il bengala vamos che ci a bailar. Ha detto che ci vedevano dall'altra parte della città, ma sono alti poco più di noi questi bengala, quindi niente. Vabbè. Ok. La missione adesso. Ah, vivi vibra il cellulare, vediamo. Danny, pronto? Eccolo. Get that chopper up and running. Sì, but there's an anti-aircraft cannon blocking the airspace around Castillo's warships. Keep up, old man. Already took it out. Careful, Danny. Vai, finalmente uccidiamo qualcuno in questo gioco. Come no, hai ucciso un sacco di civili col carro armato. A chi arriva prima? Ma sei già partito, tu sei bastardo. Dai, vai avanti tu. Tu sei quell'amico cattivo che parte subito e dice è l'ultimo. Dove sei tutto. Poi? Dove sei? Sto andando. Ah, dove? Sto andando. Sono forse molto più avanti di te, non lo so. Adesso sei molto più avanti di me. Pieno di cavalli qua. Chiappane uno. Ma l'FOV sui cavalli si restringe spaventosamente, però. Tu hai un problema con l'FOV, vabbè, ti devi far curare. E se tu non sai giocare bene, va bene? Perché l'FOV è importante per giocare bene. Vamos. Vai al giro pizza, vai. Ah, no, non ritira. Ma non scende sto pezzo di merda! Sì, stasera c'è la live. Questa è un extra che io pensavo di dover registrare, basta invece. Ma stai anche registrando? Eh sì. A posto. Che bel video che viene fuori. È stato un delirio incredibile. Danny, I wanted to tell you something. No, non parlate del giro pizza, ragazzi. Non si parla della regola numero uno, non si parla del giro pizza. Grazie a mia mare Cossa, 18 come i miei anni, grazie mille.
and for me. Thank me once we've blasted through Castillo's blockade. See you on the other side, Danny. A me sta ti giuro, sta cosa delle telefonate mi fa incazzare tantissimo. Io non sono neanche... All'inizio mi sembrava una bella idea, poi in realtà no. Il fatto che ci siano quelle missioni principali dove hai la schermata di selezione della missione mentre lui ti sta parlando per mezz'ora. E io devo stare... che te ne vai, eh? Ma se io voglio sentire il dialogo, devo stare fermo nella schermata. Sono tre righe. No, non è vero. Lui non sta leggendo quello che c'è scritto, eh? Lui ti fa un dialogo lunghissimo. No, e allora niente. Ti giuro, è una rottura di cazzo. Io prendo le missioni alla MMO, purtroppo. Anch'io. Perché dopo un po'. Perché sono fatte alla MMO. Sì. No, ma io quando ho visto che lui parlava in sottofondo, ho detto non ce la faccio. Lascia fare, c'entra sempre Giro Pizza. Guarda qua, eh? Guarda qui che bello. Questo lo vedrete nel mio video di domani. Che niente, è una spiaggia, quindi non c'entra un cazzo. Che sono si può sapere dove sei? Sono leggermente indietro, perché non ho la per la noia ammazzo i cinghiali. Aia, che male. Eccolo lì, vedo come li ammazzi i cinghiali, bravissimo. Ma che sono duri i cinghiali. Guarda che muore, che fai così. Ma perché mi devi dare fuoco? Non a te. Bravissimo, morti sei contento tutti. Adesso? Sì. Sei molto contento, sì, bravo. Sono contentissimo. Bravo. Oh, guarda che fica sta missione, vai. Sto arrivando. Adesso andiamo in cima al faro e poi sai che cosa facciamo? Si cecchina? No. Ok. Si butta. Sì. Ok. Anche adesso mi va la pizza, effettivamente. Guarda, hai visto come hanno fatto la luna? Che effettivamente ti fanno vedere la parte oscura e non è solo metà e basta. È come nella vita vera. Esattamente, però in quali giochi vedi questa cosa? Quasi mai si vede metà. Ammetto e basta. Ammetto di non aver mai... Di fossi star lì a guardare la luna. No, io dopo Bloodborne guardo subito la luna di notte perché voglio vedere se l'hanno presa di nuovo JPEG stilizzato. Perché ovale, tra l'altro. Grazie Nemesis per i 6 mesi. Senti, ogni 3 metri mi telefona. Pronto? Sì, quella roba lì non la sopporto. Vabbè, è per noi che dobbiamo farla live che non la sopportiamo. No, è una roba che proprio è da qualche anno che mettono. Che tu dici, cazzo figo, che così non devo stare fermo, mi raccontano la trama mentre corro. Sì, però che palle. Ah, cazzo! Days Gone, gatto! In Days Gone, Days Gone sì, no, sì, ma Days Gone è fuori di testa con i dialoghi. Ti giuro, meno male che non l'ho giocato in live e me lo son goduto, perché se no l'avrei odiata quella cosa lì, ti giuro. Però non stavano zitti un secondo. Mentre corro non leggo, ho capito. Però neanche sto al telefono mentre sto correndo io. You want to use your camera to check out the defenses on those ships. Checka. Va bene. Cerchiamo. Before you leap. Ma se io gli mando il cane lì, ad esempio, ci va? No, non ci va. Magari ci mando il coccodrillo, visto che c'è l'acqua. If Lita was here, I'd kick her ass for keeping you a secret. Take care of yourself, Julio. Non ci piglio da qua con l'arco, te lo dico. No, ma neanche io con niente. Allora, devo buttarmi, quindi. Ok. 3, 2, 1. Non ci arriverò mai. Non ci arriverò mai. Vabbè, dai. No, in realtà al pelo. Va bene così. Va bene, ci arrivo. Facciamo come le vecchie missioni di 007 GoldenEye, che ti infiltravi nella nave da sotto. Da sotto proprio, però, fa il buco. Allora, Clara, stealth, gatto. I'm on board. Sì, te l'ho detto io. Sto disattivando un allarme. Okay, disattivo l'allarme. Ce ne sono due per barca, uno di qua e uno di là, eh. Uno a poppa e uno a prua. Disattivato. Ok. Scusa, t'hanno visto? Per forza. Perché cazzo vuol dire per forza? Allora, non volevo farla veramente stealth questa. Ma come? No, ma che me frega. Tu cuoque. Ma che è un disastro. No, tolto l'allarme però. Ma ce n'erano tre. Ah, infatti lo sento il terzo. E ce n'è uno e ce ne sono altri tre nell'altra barca. Vabbè. Ma che male questo qui.
tocca. Non è mi sono non innamorato è capace, di questo fucile io comunque. Ah, che fumo. Non ha il fisico per correre e fare il telefono, mai. Ma non è che solo per correre basta io ho il fisico. Comunque devo dire che in coop è molto più semplice. Ci sta, ci sta. Oh, l'elicottero, gatto! Catena. Double kill! È il nostro elicottero, è nostro, è nostro. Sì, però arrivano anche i cattivi adesso, Occio. Io entro nella torretta. Ok. Eliminare i soldati da entrambe... Ah, aspetta, devo salire, allora vado. Vado, ma le musiche delle missioni principali sono incredibili. Non è tutto figo. Purtroppo arrivano gli... E chi è che mi spara qua? Ma stanno bombardando tutto, gatto, che succede? Mi hanno rotto. Posso ripararlo? Penso, mamma mia, che epicità tutto. Guarda che gli sparo, sti stronzi. Yes! Non li ho uccisi! Bastardo! Porca miseria! Ma che devo fare qua? Bisogna eliminare i soldati. Ah, i soldati tutti bisogna eliminare, ok. Sì. Ok, ok, a posto. Che pensavi di fare? Non lo so, pensavo ci fossero dei soldati lì sopra dove mi metteva il punto, invece no. Cioè, rivedi una minimappa nella zona rossa. Aia, che male! L'ho ucciso? Aia. Ok. Bestia, ma che devasto. Salve! Sei sono morto. Caduto, aia. Gatto, sì, sono caduto. Spero di rianimarti, ok. Grazie. Perché sto per andare giù io. C'è un signore lì in alto. Voglio salire qua. È morto, gli hanno sparato con l'aereo. Andiamo nell'altra. Aspetta, aspetta. Volevo colpire l'elicottero, l'altro. Non c'è? Ok, a posto. Ok. You make it sound so easy. We have patrol boats inbound. What's happening? Non ti è arrivato tutta l'area a te? Non ancora. Come sta? Pensavo che qua devo essere, no? I coltelli sono molto duri, confermo. Beh, sì. Proviamo. Ah, forse ne arriva un altro, quindi aspetto. Porca troia, qua esplode tutto. Sì, questo. Accerchiamolo. Il fucile è incredibile. C'è un po' OP anche. Abbastanza. Abbastanza. Ah cazzo, ma è un lanciagranate questo, ok. Lungo. Che bastardi. Ale. Merda. Sta esplodendo tutto, ok. Che è un bene, direi. Sì, sì. Arriva l'elicottero, bastardi. Se stavamo dietro a te, eravamo ancora lì con le scatoline. Basta, zì. Stai zitto che la volevi fare stealth 3 ore. Intanto sai che figata che veniva fuori. Sì, proprio. Lisciato tantissimo. Gatto? Ok. 3 frecce, ma... Non mi cambia arma, perché? Non mi cambia più arma. Toggle? Hai messo il toggle? Ma era... avevo il coso, il... Devi togliere la mira, no, il no, toggle. No, ma avevo il lanciafiamme. Lo stesso. C'è comunque la mira. È un problema del toggle, okay. L'ho avuto anch'io. Sì, immagino. E infatti non lo sto mettendo più anche per quello. Con estrema scomodità in alcuni casi, però funziona, insomma. A posto. Ma è stato incredibile sta missione, ma è fighissima. Ma non pensavo fossero così fighe le missioni principali, comunque. Si alternano da queste a raccoglimi le munizioni. Oppure vai a prendere le medicine. Immagino non siano tutte così, va bene. No, però quelle che sono così sono veramente fighe. Io avrei fatto quelle, quelle mezze secondarie, avrei messe proprio come secondarie. Anche perché il gioco è fighissimo. Semplicemente è allungato un po', ma sarà allungato di 3-4 ore, immagino. Immagino sì. Quindi nulla di eccessivo. Raggiungi la barca di Clara. Grazie a Giulia per i 13 mesi e Game Philosophy per la sub. E Nemesis per i 6 che non mi pare di aver letto. È qui. Eccola. E anche non puoi metterlo come nome. È molto bello questo, ma è molto divertente. È molto divertente, ragazzi. Purtroppo ogni tanto di trama ci sono un paio di cagatine. Che adesso vedrai perché te le fa vedere giusto adesso. Viva libertà, Dani.
Uè. Ma siamo in barca assieme, fico. È diventata addirittura mattina. Hell of a firework show. Have to give you credit, Clara. You fucking did it. We did it, Danny. That was the difference. What's your plan when you reach America? Me and my friend Alejo were going to work shit jobs until we could scrape up some money. Open a body shop. No, 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 finito. Sono più avanti di che non mi basta. It's how to keep things running when you got nothing. That's the dream? Sure, Yankees might pay you to park their cars or pick their fruit, but you'll never be one of them. The American dream doesn't come in our color. Okay, if we're shitting on dreams, what are you going to do if you win, Presidente Garcia? The next president won't last 6 months before they are assassinated. Wait, a post. What? It's the truth. La tirata. What, free elections? Eh sì. What happened to your list? It's a vision, Danny. But I'm not as naive as you think. This revolution will free Yara, but won't fix it. When we take the capital, Yara will be burning. Will be civil war, factions, warlords, born-backed coups. Take your pick. Yarans will be killing Yarans for a generation. Uh-huh. This fight will take the rest of my life. Yara is stuck in a cycle of tyranny and revolution. My job is to show us how to break it. This isn't a dream, is it? You have to do this. What makes you say that? No one would choose this. No, Danny. Everyone who follows me, who joins Libertad, chooses this. But you know, I can really see you stocking shelves in one of those giant Yankee supermarkets. Fuck you. No, no, no. I just think you'd look good in a little uniform, name tag, maybe a fancy apron. Che belli finiti rotteri. Leave me out of your fantasies, Clara. Sono 400.000 uccelli, quindi... Sono sempre tutti fenicotteri. Madonna, sì. Bienvenidos a mi casa. Parlano un po' in spagnolo perché sono spagnoli, per farti capire. Beh, certo. What's wrong? È strano che parlino in inglese, addirittura. Vabbè, ma è normale. Sì, devi. Sempre meglio che Assassin's Creed. Parlano con l'accento strano tutto il tempo. Coronado Prison. Oddio mio. È quello di prima, eh. Eh sì, eh. Libertà will kill you fucking through your eyes. Io adoro questa cosa qua che mi faccio vedere i cattivi senza il nostro protagonista lì. Eh sì. Perché negli altri Far Cry era tutto un telefonare del cattivo che telefona al protagonista. Sei stronzo! E invece no, non è normale. È cambiato, sì. But it's there. A true Yaren understands that loyalty to country is key to his survival. Not justice, not love, not even family. Loyalty to a vision that looks beyond themselves. Come merda. Oh no, glielo fa uccidere. Fake Yarns love to be the outcasts. They are addicted to their selfish perversions. Chaos, lies, like wild dogs. But dogs spagnolo e non portoghese, ricordiamo, certo. And if a dog refuses to break like Julio here, like Clara Garcia, like Libertad, then we must put them down. Papa, you've proved your point. Put Julio down. Ma è Gus Fring. Sì. Difficult step to baptize, mio. No, è proprio. È lui Gus Fring. È proprio Gus, sì, è un prequel quando era in Cile. I promise you. There will be no more steps. I'm coming, Lita. Adesso mi va il pollo fritto, però. Fine. If sì. Bene. No, è distante. Enjoy the show. Madonna. Vedi quanto sangue, tutto squicci squicci. Eh sì. Non lo fa, non lo fa. Una volta che sei un guerrigliero, sei sempre un guerrigliero. Pensa, Ken, sono 8 anni che faccio Twitch. Oggi?
No, che mi ha detto okay. La seguo da tempo su YouTube, lo sapevo facesse Twitch. minchia. A volte può capitare di una svista gigante, può capitare. We'll get you to a Yankee Beach, one with the naked fatties. You two are just gonna let me leave. Bullshit. Non hanno tradotto bene il naked fatties. You're my best kid. I can't promise you victory, I can't even promise you survival. What I can promise you is this. You are the lucky one. That usually work? 50-50. Vabbè. Chissà da dove arrivano tutti quei video chiamati osso on Twitch. Effettivamente è difficile empatizzare un pochino. Moneda. Ma me l'ha mai data a me la moneda durante il gioco? È la prima volta che lo leggo. Forse la moneda è solo in co-op, gatto? Boh. È possibile? Non lo so. Ma non saprei neanche dove spenderla sta moneda. Che sei il negozietto? È possibile. Ah, ma cambiano le... sì. I livelli. Per... Ah, fighissimo. Credo vada in base proprio alla co-op questo. Ok. Vediamo se tipo... Dov'è? Aspetta, sto guardando qua. Collezione. Dov'è che sarà la moneda? Ma bellissimo. Eccola qua, moneda. Dove si usa? Con le operazioni speciali. L'operazione dei bandinos è il gioco in co-op. Spendi la moneda da Lola per ottenere dotazioni e armi speciali. Che figo che c'è una valuta per la co-op. Non è male. È molto figo. Beh, ti spinge a fare le missioni magari extra campagna in due. Sì. Molto figo. E possiamo farle ogni tanto, se ti va. Volentieri. Mi dice di andare da Lola, però chi è? Il mercato nero, Lola? Ma le scivolate non le faccio. Veramente non me lo fai... Difesa con salute. Grazie. Vediamo una maglietta nuova, mi ha dato. Miglior recupero dell'energia. Eh no, mi piace questa difesa qua. E il cappello? Aumento di energia massima. Boh. Sono un dritto. All right. Let's work. Boh. Groovy, probabilmente le operazioni saranno la prima cosa che aggiungono come DLC esterni. Che cosa? Le operazioni, perché adesso, perché per ora sono solo due le operazioni da fare in co-op. Ah, ma per ora vuol dire che ne aggiungono altre? È sicuro, gatto. Se lo vogliono tenere un po' in vita. Nulla, ammetto che non ho... Una non cosa... sapevo neanche delle operazioni, perché sto guardando solo la principale. Una cosa buona dei giochi Ubisoft è che li aggiornano con contenuti costantemente. Sì, 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 cioè, sì, sì. Anche Assassin's Creed Odyssey avevano messo sopra uno dei più bei DLC che ho giocato, che è quello in Atlantide. Ma Assassin's anche... Creed fanno proprio delle espansioni. Esatto. Non Origins aveva le cose dei faraoni, le sfide dei faraoni fighissime, aveva della roba... molto molto figa. E qui si aggiungono le cose co-op, voglio dire. Anche Valhalla hanno aggiunto di tutto. Beh, ma più che game as a service, tipo Far Cry non è un game as a service, è semplicemente tenuto in vita, tra virgolette, nel senso buono, con aggiunte. Assassin's Creed pure non è un game as a service, è una roba che ti fa continuare a pagare continuamente. E devi parlare con Juan. Ma ho parlato con lui, ma non mi dava di accettare la missione. Ma perché? Aspetta, devo parlare anch'io? Guarda che ci parlo io, ti vergogni? Aspetta. Ah no, dovevo andare nel mercato nero. Sì. Ah, emetti un impulso elettromagnetico che respinge i nemici. Disattiva i sistemi di sicurezza e consente il sequestro dei veicoli. Ma sì, Ken, figurati, ci mancherebbe. Era giusto. È strano che non sapessi che io avessi Twitch. Mica sei costretto a guardarti tutto per sempre. No, certo. E invece sì, dovete guardare tutto quello che facciamo. No, più che altro ci sono stati tantissimi awesome Twitch, capito? Cioè, sono stati proprio tanti, sono i miei video preferiti. Sì,
Ma pensa, uno si impegna a fare le robe. Non è che ti impegni che fanno cagare sì. Gli altri. A me ecco. Ah, ok, a posto. Allora. Allora, spara chiodi. E il besito. Che vuol dire il bacio. Spara gas, ok? Proiettili mentre, viaggiano... mentre lui ci mette 4 ore a fare le robe. Lasciami stare. Ok, ci sono. F4 besito, vabbè. Cretini. La felpa che grova in the buio, non so se c'è. Dovrebbe... Ah, no, mi è scappato il pesce? Che è successo? Ma dai, vado a partire la cazzi, stavo pescando. Scusami, non pensavo partisse una cazzi. Cassio was surprised. Let's keep it that way. L'ho messa stamattina la felpa che grova in the buio. Can leave any time. What's the rush? Inspiring. Let's free Yara, shall we? Castile controls all of Yara with soldados, slaves, and blood. The capital is a stronghold. We take Esperanza, we free Yara. Best chance we got to weaken Castillo is to hit military targets like FND bases and checkpoints. Perché qui è simile al 5, quindi. Quello. And trap Castillo in his cage. That means targeted operations that will unite the revolution and make Libertad stronger. Perché qua il gioco si apre, ci sono tre zone giganti, vedi? E tu devi convincere tutti quanti. Ok, ok. All controlled by his inner circle. E qui che gioco si perde un po', purtroppo. Più che si perde, si apre tantissimo. E... però per la trama principale è un po' troppo. È quello che dicevo. L'hanno fatto diventare enorme. Però, viste le scene di trama che hai visto prima, che erano fighissime, io avrei preferito una roba più lineare. Che dura meno, però tutto figo. Allora... c'è da dire che Far Cry non è mai stato lineare, neanche il primo. No, era solo corto più che lineare. Quindi erano lineari. Le missioni principali erano lineari. Poi tu potevi fare tutto quello che ti pareva. Ah, ho capito cosa intendi. Lineare parlavo no, no, parlo solo esclusivamente di trama io. Sì, ho capito cosa intendi. Ok. We need to find them before Castillo's forces. Io dovrei avere 11 ore. In madrugada we have Castillo's nephew. Ah, quindi hai fatto un bel po'. A slave driver who forces out. Ma non tantissimo, non ho completato nessuna di queste per intenderci. But the family is waging war. Credo sia una cinquantina, sessantina d'ore tutto. No, si parla di una ventina. Ah, ma sei a metà. Philip Arsaga and he's their gatekeeper. Sì, boh, vediamo. A me sembra poco, gatto. Abbiamo passato 4 ore solo nell'isoletta di tutorial. Come fa a essere 20 tutto quanto? Non è, cioè, sono on to beat. Te lo vado a ricontrollare. Mi sembra, forse se fai solo le missioni principali sono 20 ore. Ah, sì, naturalmente parlavo di quello. Ok, beh, 20 ore solo missioni principali è tanto, È quello che dicevo. Cazzo. 17 ore e mezza main story. Sono long to beat. È comunque abbastanza. 25 e mezza con gli extra. Mi sembra comunque poco 25 ore tutto quanto. Mi sembra poco. Completista 41. Non so cosa vuol dire main più extra rispetto al completismo. Main più extra credo siano le missioni. Missioni secondarie? Sì. Completion is che cos'è? Tutti i cazzilli che trovi. E proprio tutto, anche gli achievement, credo. A me sembra comunque poco rispetto a come sono. Ma veramente, cioè, a me la mappa sembra infinita rispetto all'isoletta del tutorial. No, ma anche, scusa, io ci ho anche giocato. Ripeto, io dovrei essere sulle 11 ore, 10-11 ore. Qua su PC dicono che si finisce anche in 15. Merda. Ma tu hai fatto solo principali? Quasi, sì. Dovresti essere a metà, se non di più addirittura. Lo fai che quando ho registrato non ho fatto extra, quindi sono a 10 ore, 9 ore. She's using me. Sì. And you're using her right back. Do you want to kill Anton? Però su Alone to Beat, ragazzi, ve lo linko. You want to free Yara? Sure you do. But here's what Clara can't say, but you and I both know. You want this. You're a guerrilla. And for a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush, the smell of sulfur burning your nostrils,
It's fun. Don't worry. Your secret is safe with me. Il 4 era lineare, però c'aveva un sacco di scelte multiple e di anche lì era un po' anacquato di base. Scusa, dimmi. No, niente, stavo leggendo. Ho detto che magari puoi tagliare dritto, cioè fai una delle tre zone e poi puoi già fare il finale, un po' come Zelda. No, perché purtroppo io infatti stavo facendo la prima, quella a sinistra, perché mi piaceva andare in ordine così. Ma mi sono trovato ad una, davanti ad una zona di livello 7, Aguas Lindas, e io non ce l'ho, per dire, il livello 7. Ah, cazzo, veramente? Sì, infatti ho dovuto mollare e andare a l'este. Perché guarda che quando sono sopra sono veramente stronzi, Cioè sono veramente cattivi quelli che sono di livello più alto. Perché purtroppo la trama principale non ti porta a livellare abbastanza da fare tutto. Devi andare un po' a destra, un po' a sinistra. Ho capito, sì. Madonna, si può mettere il lanciafiamme sulla macchina. Ma fighissimo. Poi ci sono state un paio di missioni in cui veramente continuavo a morire. Porca vacca. Abbiamo iniziato da basso e verso la capitale. Ah, da destra dici? Da di qua? Ho capito, però, perdonatemi. Se il gioco ti dà la possibilità di fare il cazzo che ti pare, io faccio il cazzo che mi pare. Ed è quello che critico ai giochi di questo genere qui. Fosse per me, non dovrei scegliere dove andare prima. Mi dici, fai quello e lo fai. Perché così riesci a scrivere una trama migliore. Ma è un pensiero che ho per tutti i giochi. Ok, mi ha dato Saluti. Un sacco di roba extra del... Ah sì, ti ha dato le robe di coso. È il mio stesso cane adesso. Eh sì, infatti, perché era molto più potente del cazzo di coccodrillo che... Ok, ma molto carini tra l'altro i vestiti visivamente. Mi piace un sacco. Niente. Poi ti ha dato le cose dei cacciatori, ti ha dato... Sì, mi ha dato tutte le armi. Va bene, li tolgo giusto per togliere il punto esclamativo. La pistola te la consiglio perché silenziata. Infatti l'unica solo che fa da mitrino. Eccolo qua. Sì, per tre colpi però, da quello che ho visto. Sì. Io odio quando mi danno le cose extra. Io voglio solo trovarle facendo le missioni perché è una cosa che mi piace come contenuto. Sono d'accordo, ma anche perché mi stanno sul cazzo il boost. E infatti finisci per abusarne. Qua perché non come hai visto le usate. Sì, l'equipaggiamento è da passive più che un boost vero e proprio. Però lo so, lo però capisco, non è bello sì. Lo stesso che io pago per avere quelle cose lì. Sì, infatti. Incontra Max. Dove dobbiamo andare a parlare? Scusa. Allora, ce n'è uno lontanissimo della missione principale, incontra i Montero. E poi ce ne sono. A parte che io ho scoperto dei. Ma in realtà, guarda che adesso. No, io andrei a cazzo. Andiamo nell'isola, in un posto random e arrivederci. Andiamo lì. Ti dico, guarda, c'è una strada qua. Quindi. Dove? Te l'ho messo. Ecco, eviterei quella centrale che è l'unica dove non sono stato. Quindi scegli o a sinistra o a destra. Aspetta. Tu dove sei stato, a sinistra o a destra? Entrambi. Perfetto. Mi allora manca solo quella centrale. Quindi guarda, sai vuoi. Cosa ti dico? Andiamo qua, se ci rimane tempo, andiamo a fare la caccia al tesoro. Andiamo qui. Dove è? Ok, perfetto. Ah, guidi tu. Allora, vai. Ah, guidi io, scusami. Pensavo che sei seduto. Mi messi dietro. Che rima dall'altra parte. Ah, no, non è vero. È qui. Ma perché mi segna la principale? Anche a me segna la principale. Credo in automatico segni la principale. Perché incontri Montero? Ma è obbligatorio fare quella prima, allora? No, incontri... Allora, la prigione principale che mi dà è quella lì dietro. Però credo che tutte e tre siano principali, perché sono entrambi... Ah, sì, perché ce l'hai già selezionata. Perché puoi decidere quale andare sì, per primo, diciamo. Sì. Basta che se vuoi premi... Ah, ecco, l'ho tolta, io me la sono tolta. L'hai tolta anche a me. Perfetto, così non ci abbiamo questa rottura di balle in faccia. Telefonate! In realtà i silenziatori in questo Far Cry sono fighissimi, a parte quello delle armi cittone. Praticamente più spari, più si surriscalda e poi ti sentono mentre spari. Quindi devi aspettare tra un colpo e l'altro. Sì, ce l'avevo nel fucile di precisione. Esatto.
Però se tu metti le armi queste di Blood Dragon, silenziato sempre. Quello sì, un piccolo boost. Vorrei solo far notare che il buon gatto si sente meglio dal tuo canale che dal suo. Oh, la madonna. No, credo sia il filtro di TeamSpeak. Credo sia TeamSpeak che ti ammorbidisce un po' la voce, credo. Mi sente male da me? No, credo solo un po' più ammorbidito di qua. Credo siano due audio diversi, più che uno meglio, uno peggio. È solo diverso. Io sono andato in live da Lino e mi sentivo stranissimo da Discord. C'era una voce strana proprio. Ho controllato il QR code. Quello del cane è un minigioco che sblocca arts di Blood Dragon. Ce n'è uno, esatto, su delle casse, che invece fa hint su zone segrete e probabilmente il DLC. Si parla addirittura di un gioco tutto coop Far Cry. Minchia. No, non tutto coop, scusami, tutto PvP, credo. Clara. Ok. Comunque del multiplayer. Ok. Si vocifera almeno, Tu sei un deficiente. Tu sei un deficiente. Vai, non va più. Ma che mai? Hai bucato un gommone. Tieni, vai con un po' di fiammosidrica, si risolve. Ma porca puttana. Si può fare niente, si può fare. Gabriel dice che l'audio gli sembra identico. Ma allora, mi sembra strano. Guido io. Imbecile, guida. Sì, la fiammosidrica sul gommone. Dove vado? Subito telefono. Sì. Parcheggia e poi andiamo a piedi. Vabbè. Io purtroppo tra una mezz'oretta devo scappare. Tanto io fra 10 minuti ho finito. Ah no, vabbè, se volevi sforare un po', per me non c'era problema. No, tanto abbiamo già finito, però siccome manca un quarto d'ora ho detto andiamo lì alla caccia al tesoro, vediamo un attimo. Mi spiace, però veramente c'ho l'idraulico. No, non ti preoccupare, tanto aulico. Veramente ho finito. Aspetta, facciamo questo prima, vieni qua. Ammazziamo tutti qui. Hai visto la cosa, la mascotte del 96 dei mondiali di Francia? Ma fighissimo! Ma è quella, veramente? No. Ah, ok. Ci assomigliava, vero? Madonna! Cosa hai tirato fuori, tra l'altro? È stato il mio primo pensiero quando l'ho visto. Madonna, sono fortissimi, gatto! Ma hanno quasi bisciottato! Impegnati! Sono morto! Ma come? Sì, ma hanno proprio... E te l'ho detto che il gioco, quando sono di livello più alto, sono veramente cattivi. Sì. Fammi nascondere un attimo. Madonna, gatto, abbiamo che vinto? Cazzo! E che? È da fare ci sono le armi da prendere qua. No, da rubare. Ok, lo sto rubando, Vai, vai, coprimi. Vai. Lo rubo anch'io. Oh, yes. Era qua. A posto. Imboscata completata. Cos'è? Che livello era sta zona che mi hanno aperto il culo? Ma poi io queste cose me le tengo anch'io, immagino, nel mio. O mi rimangono i progressi solo quando gioco da te? No, dovresti controllare. No, quello che hai sbloccato, credo sblocchi tutto anche da te. A parte che quello che raccoglio da anche del 98, me. Esatto, Ricky. Wonder Reagan. Reagan. Tutti insieme. I get knocked down. Cretino? E io dove mi siedo? Dietro, nel cassone. Così? E vai. Ma dai, come? Oh, c'è una gerarchia qua, Ronald Reagan. Ronald Reagan? Ronald Reagan. Sì, probabilmente da Karim si sente meglio perché Karim non tiene l'audio del gioco. No, è altissimo, come? Riesci a stare su? Sì. Posto. Gotti. Il futuro del gaming. Il mio cane l'abbia lasciato lì alla stazione di benzina, però vabbè. Vabbè, adesso ci sono io, il mio cane, tu e il tuo cane. Che poi starà correndo, immagino, come un pazzo. Lo spero. Tanto è meccanico, che te frega. Ah.
Basta telefonate, però. Devi chiamare tutti gli amici, tutta la rubrica. Sei sceso? Sono caduto. Devo stare veramente fermo, sennò è finita. Ha fatto la Christmas card per chiamare tutti? Vai. Ma cos'è che sento? Cos'è sto verso? Terribile. È il cane. Orca miseria. Tranquillo, tranquillo. Vai tranquillo. No, gatto, non so cosa succeda. Ogni tanto sguiscia via dal camion. Siediti davanti, che il cane adesso è dietro. Non è vero, io lo vedo qua davanti. È arrivato, prova a salire lo stesso. Come? No, non mi dà l'input, non mi dà. Proprio, ti ha bloccato fuori, ti ha bloccato. Ma adesso vibra tantissimo e non mi fa più stare, come mai? Non mi dovete toccare la mascotte d'Italia 90, eh. Ma faceva schifo la merda. Beh, oh. Dai, era uno Scooby-Doo a forma di uomo, era. Ma che Scooby-Doo? Era il coso, era il Tetris. Anche sì. Con il pallone di testa. Ciao si chiamava. Che ciao, palle si che chiamava. Ciao. No, ti prego. Arca puttana. Ok, mi hai rotto i coglioni. Gatto, non riesco. Vai, guida tu, guida tu. Ma che è difficilissimo. Gatto. Stai su. Però dietro, non mi sparare. Allora? Perché non va avanti, gatto! Vai! Non metti va la avanti. Prima! Metti la prima! Più che premere W non posso fare niente! Ah, mi sono fermato! Guarda! Ehi! Dalli! Che cazzo di fatica a fare 3 metri! Ma non va avanti, gatto! Ma... Perché peso troppo io, non ho capito. Ecco, adesso sì. Eh sì, perché sono sceso. Ma scemo. Hola. Ascolta, siamo arrivati. Ma basta telefonate. Siamo arrivati. Ma fa fatica anche quando non ci sei sopra, comunque. What can I do? You should talk to signora Tucker. What can I do? She's a president of the farmers collective there. I'm on it. Parlo in inglese come me. Comunque. Sto Libertad. I'm on it. How am I way? Fuck you. Fuck. Fuck. Officer. Ah, c'è non è mi. Oh merda, sono col teschio, gatto. Col teschio? Chi è che c'è il teschio? Io li vedo col teschio tutti. Che ci sono anche i livelli. Beh, li hanno uccisi loro. Ma io non vedo nemici, non vedo. Li sto uccidendo. Ah. Però si possono fare anche col teschio, dai. Fanno solo molto più male. Ok, ha proprio una cava con il diamante. Ah. Ho preso un tesserino. Bravissimo, perché mi ci serve per la stanza della ventola, dice. Vai, alla ventola! Piripiripi! Bene, 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 bene. Ventola! Ah, ce l'avevi anche tu, perché è aperto. Che fa sto cane? Spintona. Allora, credo si debba... Anche tu hai preso danno dal cavo? No. T'ho sentito. T'ho sentito prendere danno dal cavo. Hanno trovato un'altra chiave della ventola. Doppia chiave... Oh no, guarda questo poverino. Ma scusami, ma è Castiglio? Devi spegnere il generatore, gatto. Ok, ha appena fatto una cosa molto grafica per curarsi. Cosa ha fatto? Si è rimesso a posto la mano. Sì, è stato terribile. È stato terribile. Che brutta quella lì. E come faccio? Che è? E stavo sparando. L'hai sparato? Ma è una buona soluzione. Sei tecnico, sei pratico. Tacca la spina, magari. E basta fare così, guarda. C'è scritto tira. Mi fiderei. Stavo distruggendo tutto. Ok. Se fossi pratico. Sì, no. Le mani. No, no. Ho preso solo 30 volte danno dai cavi e basta. No, ma in realtà io e Karim nei giochi Ubisoft diamo sempre del nostro meglio, perché ci non danno so quella perché. Libertà giusta. Perché è quel gioco che ti dà la giusta libertà, ma non te ne dà troppo, ti fa cazzeggiare il giusto. E noi ci divertiamo un sacco. Una delle clip più viste del mio canale, che ormai è stata tolta, che forse ho salvato da qualche parte, eravamo noi a giocare a Far Cry 5
con l'orso che va sotto il camion e lo fa sparare nella stratosfera. Questo è... Ma non solo, ma ti ricordi anche... Cos'era? Il nostro primo video assieme, mi sa... Assassin's Creed Unity. Gatto, non scendere insieme a me! Non scendere insieme a me! Eh no, vabbè, basta prendere... No, no, gatto, no! Si muore facilissimo! Come si muore? No? Perché? No! Ah, ma... Che allora, cazzo dici? No, ti giuro, il generatore che abbiamo attivato non si era attivato per bene. Stavo morendo. Guarda te, guarda. Ma perché? Cioè, no, io ho le prove di questa cosa, giù. Ma che bello, cosa... Far Cry 4. Oh no, qua c'è la droga. Qua c'è la... Te lo dico, oh, qua c'è triponi, la droga. Oh, i triponi, sì, triponi. C'è la droga. Me lo metto in tasca, metto in tasca la droga. Ecco qua, fatto. Ha tutto col fumo anche, sì, sì. Così bellissimo. Posso fare il mistico. Ok. Nessuno. E coglione, tutto bene, tutto fatto? Bene, tranquillo. Aia la mano, aia la mano. Aia, l'ho anche sentito, ha fatto crick croc. Mi è caduto in testa tutto, scusami. Vedi questo masso? Io ero sotto. Madonna mia. Altro che droga. Aspetta un attimo, fammi vedere le scarpe che ho preso. Sono anche, sembra... Riduce il rumore del movimento. Aumenta la velocità di movimento durante le anche taglie, nel video di Matthew, no? Sì, sì, sì. Ah, sì, ecco, sì. Ecco dov'era. Abbiamo fatto un bordello. Va bene. Io direi che ci possiamo fermare qui con questo crollo di una... Sì, che male, porca miseria. Posso tutto. Io ringrazio Gatto per aver fatto la seconda delle tre live di Far Cry 6, ve le ricordo. Come? Eh sì, io devo fare tre. Sì, ah, ok, devo fare tre io. No, perché no, non è la mia seconda, eh. No, 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 solo la mia seconda live di Far Cry. Perfetto, tu sei scemo. Ma era adesiva. Aspetta, ti devo fare vedere una cosa prima che chiudi. Vai. Guarda che cosa c'ho io da lanciare. Beh, andiamo. Vai. È tutto in discesa, qua. Hai visto? Sì, è un barile. Una tanica. Vabbè. Grazie mille, noi ci rivediamo mercoledì. Vi ricordo che giovedì c'è il play show. E noi comunque ci vediamo mercoledì. Vi ricordo poi tutto con calma. Ciao belli. Grazie gatto. Grazie Karim per la stessa cosa. Sono che detto morti lui. Entrambi i cani. Grazie mille. Grazie Ambris per i 25 mesi. E noi invece ci vediamo stasera con The Eternal Cycle da Quardos. Ciao belli, grazie di tutto. Engineer.